Ecco, buonasera e benvenuti a... Buonasera e benvenuti a... Abbiamo detto delle cose clamorose durante questo mute. Buonasera e benvenuti a Comedy Talk, il talk show sulla comicità. Un saluto da Francesco Lancia. E un saluto da Francesco De Carlo. Devo ricordarmi di premere i pulsanti accendi i microfoni, se no non ci È sentiamo. importante, è Hai importante. cambiato postazione, o meglio, sei tornato Alla alla posizione originale. postazione quando abbiamo iniziato tutti a casa nel lontano 9 marzo 2020, perché sul nostro Discord trovate il link, le nostre direttrici, le nostre moderatrici stanno postando il link e le ringrazio. Hanno postato una foto della primissima puntata di Tutti a casa e ci sei tu in quella posizione lì. Eh sì, si diceva del sequestrato Sì, è al vero. tempo, se mi Quanti ricordo ricordi, eh? quanto tempo è passato, quante risate ci siamo Abbiamo fatti. iniziato dicendo accendiamo le webcam e facciamocela prendere bene e finiremo chissà, chissà, chissà come. Chissà. De Carlo, complimenti vivissimi per la puntata di The Roast of Italy di martedì. Che condivido con Ciccio Lancia e tutti gli autori di The Roast of Italy. Abbiamo fatto un piccolo capolavoro, non lo dico come piaggeria, ma è veramente un bel risultato quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una puntata all'interno di una comunità di recupero per tossicodipendenti, un workshop di stand-up e di improvvisazione teatrale, metterei, perché abbiamo mischiato un po' le cose ed è venuta molto La cosa bene. particolare è che io ho insegnato stand-up e De Carlo improvvisazione teatrale per fare tutti i matti così. Sì, no, ci siamo divertiti troppo e i ragazzi con le loro storie, spesso molto crude, si sono raccontati in prima persona e siccome il principio della stand-up è proprio quello di prendere il materiale dalla vita di tutti i giorni, alla fine hanno fatto una specie di spettacolo sulla base delle cose che hanno condiviso, sulle storie che hanno condiviso e sulle piccole tecniche che gli abbiamo trasmesso, ma è stato veramente un bel momento. In tanti ci chiedono se, in tanti, in due in realtà, sulla chat ci chiedono se stiamo lavorando all'idea matta che è venuta nella puntata di Tutti a casa di lunedì. La risposta Beh, è, ecco, secondo voi, bravo Francesco, no, non secondo dico nient'altro. Per il momento non possiamo dire nient'altro, invece vogliono sapere come sta il tuo dito. voi? Allora, il mio dito sta un po' meglio. C'è da dire che abbiamo registrato appunto l'ultima puntata con un cerotto di un altro colore ed era molto meno vistosa. Così sembra che sta male. Sembra il dito quello di Fantozzi che si gonfia, ma. Insomma, non è in cancrena, questa è già una grande notizia. Due piccole novità, una legata all'altra. Intanto, la prima è che, rullo di tamburi, siamo diventati partner di Twitch. Ora, cosa questo comporterà, non ne ho idea. Però sicuramente una cosa l'ha comportata e qualcuno se n'è già accorto. Ci sono più iconcine. Adesso c'è l'iconcina di De Carlo, c'è l'iconcina di Rapone, c'è l'iconcina di Chiara Galeazzi che potete usare nella chat. Non male. Non male, non male, non male. E in più non abbiamo dato i contatti, li diamo ora tutti a casa live @gmail.com 371-417-3950 per mettersi in contatto con noi. Ci manda un messaggio Prosperi, ci dice non si sente. Prosperi, loro ci sentono, quindi direi che devi aggiornare la pagina, forse, non lo so. Successo qualcosa di strano. Comincia a chiamare Resident, cosa dici, buon De Ma Carlo? certo, oggi abbiamo una gran bella puntata. Mamma mia, oggi rilassante. E soprattutto rilanciamo la puntata di lunedì. Se volete una risposta a quella domanda di prima, tutta casa sta per tirare fuori una puntata molto particolare anche per la prossima settimana. Eh sì, dovrete vederci lunedì per sapere la risposta a questa domanda. Intanto diamo il benvenuto a Chiara Galeazzi. Ciao Chiara Galeazzi, Ole! ormai Ciao! elemento terzo fisso di Comedy Talk e siamo molto contenti di questo. Quindi come stai Chiara? Tutto bene? Felicissimi. Bene, molto bene. Voi come state? Bene, oggi in particolare relax io almeno, non Ah. so Francesco, io sono proprio sciallone. Io sono andato dall'osteopata, come considerate, quindi sono. Allora, sei tutto scricchiolato. No, ma ragazzi, l'osteopata fa veramente paura. Io Certo. non so se voi non siete mai stati da un osteopata. Sì. È violento, eh. Sì, io ci vado Sì. tutte le settimane, giuro, non sto Davvero? scherzando, sì? Tutti i Tutte le lunedì. settimane. Ma ti fai trust pure? Mi faccio? Trust.
i trust aziendali? Non lo so. No. Sapete che è una pseudoscienza, peraltro, l'osteopatia, quindi non è una scienza. Beh, però è violenza vera, però. Sta per essere riconosciuta. Però sì, io ci vado solo perché mi massaggia, mi rilassa. E quindi ma ti fa sciazzo? Fa trust è quelle cose che ti fa scrocchiare all'improvviso con dei movimenti molto violenti. Sì, te lo fa? Sì, sì, fa anche quello. E non avete paura? All'inizio sì, adesso ci sono abituato, anzi, mi rilassa proprio. Poi magari non mi fa niente, anzi, mi fa peggio. Però per quella mezz'oretta mi rilassa e mi va bene così. Ma all'inizio fa peggio, poi migliora. Poi migliora. Mi piace molto. Come la vita. Mi piace molto il suono. Come Stefano Rapone, signori, che è qui. Ciao Stefano, come stai? Ciao. Ciao. Bene, bene, abbastanza bene. Voi come state? Molto bene, ti faccio subito la prima domanda. Quando esce il season finale di Stefano Rapone legge Paolo Brosio? Domenica, l'ho girato oggi, ma domani devo fare un po' di post-produzione, di cose. Quindi non è in diretta? Speciali? No, non è in diretta, ogni volta mi connetto e appena uno clicca io leggo in diretta quello che viene scritto sul libro. Ah, ecco. Esatto, così. Farò tipo la. Vabbè, non mi anticipo niente perché magari non mi riesce, quindi volevo fare tipo, vabbè, ve lo dico. Tipo, tipo nelle puntate precedenti e fare tipo un montaggio così. Ah, però bello! Se mi riesce. Previously, Stefano Rapone legge Paolo Brosio. Esatto. Stefano Brosio è il mio pseudonimo. Ho fatto una crasi fra i due personaggi. Ci scrive, aspetta, chi è che ce lo scrive? Me lo sono perso, ecco, Dot Pasco. Ieri mi sono visto la primissima puntata di Tutti a Casa, eh? Quanti ricordi? Oh. Mi sa che noi c'eravamo più o meno tutti nella primissima puntata di Tutti a Casa. Sì. Io non mi ricordo se c'ero. Sì, sì. Sì, sì, c'eravamo tutti. C'ero? Ok. E passiamo da una voce profonda e tenebrosa a una voce, se possibile, ancora più calma, profonda e tenebrosa. Perché mamma mia, direttamente da quel di Londra arriva in mezzo a noi Luca Cupani. Ciao Luca. Ciao, ciao. Ciao. Ma ciao. Perché tenebroso? No, dai, sono. No. Lui è il lato chiaro della forza. Io direi il diavolo e l'acqua santa. Esatto. Sì, però siamo. Entrambi stareste bene in un'applicazione di quelle per far dormire con le voci. Infatti un po' calde così. Vedi. Che leggono Brosio o robe simili. Vedi? Bello. Vogliamo notare la barba di Luca Cupani, questa grande novità? È un esperimento di mia moglie. Cioè, mia moglie mi ha chiesto la barba, era mia, però mi ha detto vorrei vederti con la barba un po' più lunga perché secondo lei sono più uomo. Era mia. Vorrei vederti con la barba. Aspetta che c'è il rientro del nostro prossimo ormai quasi resident che si è connesso e che adesso agganciamo. E allora tiriamolo dentro. Dov'è? Se già ride e non abbiamo ancora detto niente. Benvenuto Federico Basso. Ciao Fede. Ciao. Non ho ancora imparato come intervenire correttamente senza fare casino nella chat. Quindi mi spiace. Ciao, buonasera a tutti. Allora, stiamo piano piano chiamando tutti i resident, però ne volevo approfittare per fare i complimenti a Laura Formenti. Non so se l'avete vista, che sì. Ieri è stata Italia's Got Talent, è andata in finale con un bel monologo molto molto divertente che ha convinto i giudici, adesso è anche in home page su Repubblica. Dovete sapere, no, cari amici, che più volte abbiamo provato a invitare Laura qui a Comedy Talk ed è sempre stata super disponibile, c'è stato sempre un problema di sovrapposizione con altre sue attività che lei fa al giovedì sera e quindi diciamo non riusciamo a portarla qui, se no l'avremmo portata molto molto volentieri. Detto questo, come stai Fede? Io sto molto bene, sono felice di vedere di nuovo Stefano Rapone, a cui faccio i complimenti per tutte le puntate di Stefano Rapone e Gebrosio, perché anch'io aspetto il season finale. Come ho già detto la settimana scorsa, io purtroppo non ho notizie per quanto riguarda la fattura da saldare. Infatti no, ti volevo ringraziare perché l'ho sentita la puntata e ho detto ora gli mando un messaggio, però volevo farlo pubblicamente.
E infatti oggi sono qui proprio per cassa. Ecco perché sei qua, maledetto. Ma scusa, esatto. Ma che è? Recupero crediti, dobbiamo certo. Programma, ragazzi, io qua sono 2 anni che aspetto. Oggi devo rifarmi il bagno, dicevo l'altra volta, quindi insomma. Io più che rinnovare l'appello a chi di dovere non saprei, ma forse magari ci saranno novità, chi vediamo, lo sa. Vediamo, vediamo infatti. Guarda, in realtà oggi potrebbe essere la serata giusta che questa situazione si sblocca, Stefano. Esatto, Ragone. Esatto. Possibile. O si blocca definitivamente. O si blocca. Una delle due. Sarebbe brutto. Ha un bivio. Federico, ti chiedo una cortesia, essendo ormai di casa qui a Comedy Talk, chiedo a te di presentare il nostro prossimo ospite di questa puntata di Comedy Talk, perché secondo me tu lo conosci un po' meglio di me. Io lo conosco perché ho la fortuna di avere il mio socio sul palco, l'altra metà del palco che coincide con il mio migliore amico, ed è una cosa rarissima questa cosa qua nel mondo dello showbiz, voi che ci guardate da casa. Io ho questa fortuna e questo privilegio e sono felice di poter presentare Davide Boom Boom Paniate, di casa tua, da Roma Miemi, perché ormai è come Tim Allen, aspettando Babbo Natale per qualche... Ciao Davide, come stai? Benvenuto. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, ciao a tutti, buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Allora Davide, ti chiedo subito una cortesia rompipalle, non è che per caso hai delle cuffiette, perché sentiamo un po' il nostro ritorno, credo, dal tuo microfono. No. Ah, ce l'hai, io non sono attaccate, perché sentiamo un forte ritorno. No, aspetta, sai cos'è? Provo a spegnere il telefono. Adesso? Molto meglio, bravo, perfetto. Okay. Vedi? Allora era il telefono. Come stai Davide? Benvenuto a Comedy Talk. Beh, ma molto bene, grazie per l'invito. Ma figurati, è un piacere. Sai, Federico qui già di casa ha già parlato con fior di ospiti, e quindi insomma, visto l'ospite speciale che stiamo per chiamare a parlare con noi, ci piaceva avere anche il suo partner in crime, perché non voglio dire passaggio di testimone, ma lo stiamo un po' dicendo, dai, tra una nuova generazione di Zelig, no? Vabbè, basta, non dico niente. No, non vi voglio mettere nei guai. Chiamiamolo allora il prossimo ospite. Aspetta, prima magari chiediamo anche a Davide. Davide, puoi fare qualcosa per Stefano, la sua fattura? Ha una fattura ancora da saldare. Infatti, ma guarda, possiamo parlarne noi tra amici. Siamo in tanti. Ciao Luca Copani. Ciao. Sono Luca Copani. Che parla sempre molto piano. Effettivamente sì. Effettivamente non posso fare a meno di notare che è la puntata barbe, perché non c'è, a parte Chiara che giustamente non ha la barba, il resto abbiamo tutti la barba, tra cui, vero, secondo me quello un po' più, diciamo, con la barba maleducata, un po' così, un po' sex appeal, è Federico Basso. Federico, diciamo. Basso, quello un po' più The Last of Us. Vabbè, io non mi esprimo. Vabbè, Chiara, dai un dei voti. Io non do nessuno, no, non sia mai. Questo è Comedy Talk, non Barbe Talk. Quello è il venerdì sera. Ci rivediamo lì per i voti. E allora invitiamo a prendere parte a questa bella chiacchierata sulla comicità, perché questo è Comedy Talk, una persona che abbiamo l'onore di avere qui per la prima volta. Lui è un, possiamo dirlo, non si offenderà, un pezzo enorme della comicità italiana. Magari non avete visto il suo volto migliaia di volte, ma sappiate che quando avete visto un comico negli ultimi, vogliamo dire 20 o 30 anni, in qualche modo lui era coinvolto. Allora, benvenuto a Comedy Talk a il direttore artistico di Zelig, Giancarlo Bozzo. Ciao Giancarlo, benvenuto. Ciao a tutti. Ciao. No, devo dire che quando ho sentito questo qui che sta per arrivare è un pezzo, ho tremato. No. Però non è andata così male, diciamo. Siamo molto molto felici che tu sia qui, anche perché hai la barba, senza la quale non, sì, ti avremmo, infatti, fatto entrare stasera, probabilmente. No, ma io sono molto contento di essere qui con voi, ma non perché è una cosa formale, ma perché è vero, perché è troppo tempo che non ci vediamo, non so come dire, che non ci si vede, che non si fanno cose insieme, che poi voi ne fate sicuramente più di me, però sono veramente stanco, sono molto stanco. Ci credo. Non vedo Luca Copani da, non lo so, mesi, una mesi. Settimana? No.
A me era sembrato di più, però. Sì, sì, ma certo. Chiara, ci e Francesco, Francesco l'ho visto ormai quasi un anno, più di un anno fa, credo, alla Santeria ti ho visto. A me? Sì, il tuo spettacolo. E c'eri alla registrazione di... Del tuo spettacolo per... Sì, 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 esatto. Sì, sì, sì. Infatti io ho visto poi nelle riprese, cioè come si dice, nei piani d'ascolto del pubblico che abbiamo tagliato, perché ogni tanto buttava gente dell'industria, come si dice, e io dicevo no, tagliamo, perché sennò sembra uno spettacolo tra colleghi. Invece... ma almeno mi conoscono, che ti preoccupi. Beh, no, vabbè, però poi si dice, sai. Vabbè. Allora, Giancarlo e Davide, vi spiego un po' dove siete capitati, al di là del piacere di fare una cosa insieme. Questo è una costola di un non programma nato durante la quarantena che si chiama Tutti a Casa, dove un gruppo di comici o pseudotali o autori del genere ha deciso accendiamo le webcam e facciamocela prendere bene, e poi questa cosa è diventata un programma giornaliero, abbiamo avuto un sacco di ospiti, poi settimanale, e è nato Comedy Talk perché ci siamo accorti che non c'era, ci sembrava almeno, non c'era in questo paese uno spazio pubblico per parlare di comicità tra addetti ai lavori, che in genere è una roba sempre noiosissima, quindi noi lo diciamo prima, diciamo tanti comici, pochissime risate, però ci piaceva parlare di comicità perché c'è in tutto il mondo. In Italia ci sembrava che negli ultimi tempi, non so se c'era in passato, ma negli ultimi tempi non c'era, e ci siamo inventati questa roba, abbiamo avuto un sacco di ospiti, ci confrontiamo e quindi tisana o vino alla mano ci facciamo delle gran chiacchiere sulla comicità. Questo non me l'avevate detto del vino, perché sennò me lo procuravo. Se vuoi, sei ancora in tempo, non ti preoccupare. E probabilmente conosci tutti, io sono Francesco, faccio di mestiere l'autore, lavoro in radio, Radio DJ. Francesco De Carlo abbiamo detto che conosci, Chiara anche lei è un'autrice comica, Stefano Rapone, stand up comedian, ci siamo visti a Zelig anche, Luca Federico e Davide ecco, cominciamo su, leviamo questo dente perché sennò tutta la Federico è contento quando parli di questa cosa. Giancarlo ha detto ho visto Stefano Rapone a Zelig, da cui la famosa fattura. Infatti, esatto. Allora, leviamoci sto dente, sennò tutta la conversazione ci abbiamo sto, no, ma io credo di sapere già di cosa parliamo, ma allora, purtroppo è una situazione poco piacevole anche per me, per tanti versi. Domani risento l'amministrazione. Okay. Oh, a posto? Siamo a posto. A posto. Domani facciamo a posto. Posso esprimermi a posto un cazzo, ma comunque Stefano, puoi andare? È arrivato solo per questo. Grazie Stefano. Io, facciamo come Striscia la Notizia, poi torniamo dopo un mese. Facciamo un nodo al fazzoletto. Quando Capitan Vento torno io uguale. Una pigna in pegno. Esatto. Allora, normalmente in questo programmino, in questo programma, la prima domanda, diciamo così, la faccio io, poi la chiacchiera è libera. E io ne volevo approfittare perché ovviamente adesso siamo in pieno pandemia e quindi è tutto abbastanza successo. De Carlo, sei scomparso? No, siccome bevo da una bottiglia, mi sembra maleducato e copro la telecamera. Vabbè. Ma come? Hai ragione, perfettamente ragione. Siamo in piena pandemia, quindi diciamo è complicato, è tutto fermo, hai detto tu, è tutto frustrante, è tutto piuttosto triste e siamo tutti anche un po' arrabbiati se vogliamo, perché non riusciamo a fare quello che è il nostro lavoro e quello che ci piacerebbe fare almeno a pieno. Però mi ha colpito un tuo status su Facebook di qualche giorno fa in cui fondamentalmente hai lanciato un appello per fare un po' un censimento di comici, no? Con l'idea di unirci, di conoscerci, di fare un po' gruppo vista la situazione. E io però, più che parlare di quello, vorrei chiederti, secondo te, che sei, lo ricordiamo per chi magari sta su Twitch e non ti conosce, direttore artistico di Zelig, uno degli ideatori, sono di fatto tanti anni che stai dietro al mondo della comicità italiana, l'hai vista passare, adesso non ti offendere per questa cosa che sto dicendo, ma insomma è così, l'hai vista passare un po' tutta. Qual è secondo te, al di là della pandemia, lo stato della comicità italiana in questo momento? In termini di comicità televisiva, comicità live, chiaramente ripeto al netto della pandemia perché in questo momento siamo tutti fermi, ma più in generale, quindi un attimo prima che scoppiasse il Covid, qual era lo stato della comicità? Era una comicità in salute? Era una comicità in calo? Era una comicità in ricerca, in nuova ricerca? Che idea ti sei fatto?
ti ringrazio per la domanda, veramente. Cioè, una... No, devo dire, parlo seriamente perché mi sembra il caso. Sì, vai, vai, tranquillo. Allora, vai. Io credo che in questo periodo, da qualche anno a questa parte, sia in corso una specie di, uso una parola carissima al nostro amatissimo Renzi, un rinascimento, diciamo così, della comicità, no? Perché più che trovare il comico bravo che c'è o la comica in gamba che ci sono, ma stanno nascendo tutta una serie di linguaggi diversi, di modi di approcciare al mondo della comicità e di far approcciare a questo mondo la gente che la può seguire in tantissimi modi. Questo che stiamo frequentando in questo momento è uno dei modi, no? Perché la pandemia ci ha costretto a conoscere anche dei modi diversi. Però io sono molto ottimista perché vedo tanta gente divertente, tanta gente che c'ha voglia, tanta gente originale, per quanto si può essere originale nella comicità, che sappiamo molto, molto difficile, cioè non è, non c'è niente che non è stato già detto, già fatto, però è vero che ci sono tante cose interessanti. In più c'è una sorta di, se posso dire, armistizio, no? Sociale, cioè tutta una serie di violenti scontri intellettuali su stand-up, comici televisivi, eccetera, mi sembra per fortuna che sia un po' finita e che si guardi molto di più alla sostanza, a quello che fa uno, come lo fa, se ci piace, se ci diverte, se ci stimola, eccetera. Io ho qui davanti le vostre facce e quelli che sono qui a me piacciono, cioè non so come dire, e non è poco, perché vuol dire tanto, e siete personaggi diversi, siete persone che dicono cose diverse e lo fanno in maniera diversa, quindi io sono ottimista, insomma, mi piace quello che state scusami vedendo. Giancarlo, c'è un rumore di fondo che non so chi è che sta mangiando delle patate. Ma no, forse è un microfono che gratta contro una barba, non lo so. Allora, a parte Chiara... Secondo me è Federico, io sono sicuro. Sì, non sono io. Si sente come qualcuno che sta scartando una rossana, sì. Costantemente, sì. Ripetutamente, lo dico, però magari... Se si è mangiato o no. Magari è product placement, non lo so, c'è qualcuno che ha un accordo con Rossana. Però ti faccio questa seconda domanda e poi passo la parola ai miei compagni. Però mi fate dire anche una cosa sul censimento che ci tengo particolarmente. Allora facciamo quello. Dicela, no, questa cosa, perché guarda, io il post l'avevo anche preso, mi permetto, sì, no, eccolo infatti. Qua. Perché appunto sto pensando di raccogliere, scrivi tu, tutti i comici in tutte le declinazioni, magia comica, demenziale, stand up, monologo, coppia, tria, eccetera, eccetera. C'era la tua mail, che eccola lì, la leggete, poi comunque lo ritrovate anche sul Facebook, il post è pubblico, per contattare Giancarlo. Da cosa nasce questa iniziativa, Giancarlo? Ma proprio da quello che dicevamo prima, in fondo, cioè il fatto che ci siano così tante persone che fanno cose diverse e io non le conosco tutte, come credo nessuno di noi, ma insomma io ho l'ambizione di conoscere quello che succede nel mondo della comicità nella maniera più completa possibile. In più ci sono una serie di piccole cose che si possono fare. Adesso sembrerò magari retorico e sembrerò un po', non so, vabbè, insomma, anche un po' patetico forse, però questa storia della pandemia ha messo in difficoltà, lo sappiamo benissimo, tantissima gente che fa questo lavoro, e il fatto di dire quanti sono che attraverso questo lavoro mantengono una famiglia o mantengono anche soltanto loro stessi mi sembra molto importante, perché non è arrivato questo messaggio bene, soprattutto su questo nostro mondo che è sempre un po' ritenuto di serie B, siamo un po' i guitti, non siamo tanto quelli che fanno cultura, e questa è una cazzata straordinaria, cioè non è vero, noi lo sappiamo che la facciamo in tanti modi. E poi il fatto che anche da questo punto di vista con un ragazzo, un avvocato, un comico avvocato, stiamo cercando di capire se è possibile far riconoscere la professione, che è un'altra cosa che non succede in questo paese. Insomma, ci sono una serie di piccoli dati, conoscenza, numeri e riconoscimento della professione, secondo me sono tre cose che per me sono tutte importanti. E poi, insomma... A questo punto spero che davvero ci si ritrovi a gestire un mondo che conosciamo tutti un po' meglio. Io sono arrivato a circa 700 schede. Credo che il numero dei comici sia almeno il triplo, lo dico, sono quasi certo. Per cui aspetto che
mi aiutiate anche in questo. Ma 700 compresi anche i grandi nomi del... Sì, 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 quelli non gli, cioè, me le compilo da solo le schede, perché alla fine un po' li conosco. Una volta avevo letto, per esempio, che in Gran Bretagna ci stanno 5.000 comici. Non so se Luca Cupani può confermare un numero del genere, me lo disse Alex Martini, che abbiamo qua. Sì, io, sì. Mi ha sempre stupito che, cioè, qua in Italia, secondo me ci stanno cioè, al di là delle differenze contenuto, di voci comiche e via dicendo, però io ho sempre visto un problema proprio di quantità di comici e di comicità qua in Italia, cioè proprio di programmi comici, di serate comiche, di spettacoli. Tu la vedi allo stesso modo? Ma guarda, io sto scoprendo delle realtà in questa maniera, cioè c'è un laboratorio pazzo comico in Puglia di cui non sospettavo naturalmente l'esistenza, c'è un Comedy Lab a Torino, cioè sono gruppi di lavoro. E questi gruppi di lavoro, secondo me, sono le cose più interessanti che possono venire fuori, no? Quindi io sono convinto che il numero sia molto alto, anche se perché ci sono una serie di realtà regionali che noi non conosciamo, perché sono magari molto famose in Veneto, Carlo e Giorgio lo erano molto, e adesso c'è un trio che sta venendo fuori. Marco e Pippo. Cioè, ci sono tante cose che noi non vediamo dal punto di vista della notorietà nazionale. E quindi secondo me sono tanti, secondo me più di 2000 sono sicuramente. Ma secondo quindi te, sono molto indietro. Ma secondo te, Giancarlo, prima c'era più rete? Prima non so definire quanti anni fa, ma ai tempi del Zelig Laboratorio, no? Dello Zelig Comedy Club, c'era più rete sul territorio nazionale rispetto adesso? Guarda, io ti dico solo una cosa, che quando abbiamo aperto noi a Milano c'erano almeno 10 posti che facevano cabaret. Vedi. Solo a Milano, per cui... E aveva appena chiuso il Derby, no? Perché parliamo del 1986. Non si direbbe, vero? Sembro molto più giovanile, lo so. Vabbè, comunque. Però è vero, c'erano molti più luoghi. Tra l'altro uno che sa tutto dei luoghi dove si fa cabaret, Leonardo Manera, è stato in tutti lui praticamente. Dai locali di scambio di coppie agli oratori, quindi ha fatto tutto. Luca, una domanda al volo, ma scusami, ma in Inghilterra è riconosciuta la professione comedian? No, in realtà è molto meno burocratica dell'Italia, non ci sono gli ordini, cioè è un paese più snello, però ci sono tanti che fanno i comici, poi magari all'inizio soprattutto hanno altri lavori, non c'è l'ordine professionale, non è fra le categorie riconosciute, però è vero che ci sono tantissimi locali in tutto il paese e questo aiuta. Mi collego a quello che diceva Giancarlo, cioè appunto tutti parlano del Derby, di questi locali mitici perché in gran parte sono spariti. Quello credo sia il terreno di coltura, cioè adesso è pieno di laboratori, ma il laboratorio sembra solo metà del lavoro, perché poi devi avere un pubblico che sia disposto a pagare un biglietto, perché quello ti alza le aspettative. Cioè il laboratorio è ottimo secondo me per creare materiale, provare, muovere i primi passi. Poi lo stacco è quello di andare su un palco da gente che non ti conosce, ha pagato e devi intrattenerli. Qui in Regno Unito è più diffuso, in Italia sembra che ci sia un grande salto e poi c'è da TV e non si capisce in mezzo fra andare in TV e il laboratorio come arrivare, ecco, secondo me. Ma forse perché, come diceva Giancarlo, c'è proprio carenza di spazi culturali o semplicemente locali per esibirsi come comici, perché in effetti, se ci pensate, comedy club puri, a parte lo Zelig e forse ce n'è uno a Torino, anche a Roma le serate, Stefano conferma perché tu sei uno che gira tanto per serate, veri e propri comedy club, con la chiusura dell'Oppio Caffè che è stato per un periodo comedy club, non ci sono più. No, ci sono le realtà nostre che facciamo, cioè c'era, che ne so, il Piero Le Fu, l'altro quando, questi posti qua, ne erano nati alcuni negli ultimi anni, anche il 360 gradi, che però insomma con la pandemia o hanno chiuso o si sono dispersi, quindi per adesso è così. Che, ma io però non facevano solo ed esclusivamente no. Giusto? Sono tutte serate, cioè sono locali che fanno altro, anche le mura per dire, e poi c'era quel giorno a settimana che era per la stand up, però eravamo diciamo ospiti all'interno di locali che facevano altro. Però volevo collegarmi con questa cosa che si dice, cioè che diceva che a Milano c'erano tanti locali, no? Io parlando con Daniele Raco qualche mese fa,
è uscito fuori che anche a Roma c'erano tantissimi locali dove si faceva cabaret, e poi però un certo, cioè a me mi ha stupito perché non immaginavo che ci fosse, perché io quando ho cominciato a girare non c'era nulla, appunto l'abbiamo dovuto creare noi da zero. E quindi io volevo, se tu, non so se tu sai insomma com'era la situazione a Roma, intanto volevo chiederti un po' una panoramica, diciamo, se lo sai, e poi perché sono scomparsi a Roma e perché sono scomparsi anche a Milano. A Milano immaginavo che fosse perché poi c'è stato lo Zelig e quindi forse... No, purtroppo è una questione burocratica, cioè è proprio economica, cioè gestire con le regole che ha la burocrazia italiana, ma non soltanto, cioè fiscalmente, con le regole sul lavoro, eccetera, è molto complicato. Non dico che non sia giusto assumere, pagare l'Empal, fare tutte queste cose qua, dico che però un locale, un posto che ha 100 posti a sedere e ha le spese che dovrebbe avere, non regge a fare lo spettacolo, cioè non regge economicamente. Zelig, il locale, non ha mai avuto utile, non so come dire. Se non avessimo avuto altre attività, non potevamo tenerla in piedi, perché era impossibile. Certo. Ancora adesso è impossibile. Mm. Adesso magari si può fare un po' meglio perché sistemi dal punto di vista della gestione economica le cose, eccetera. Tra l'altro mi state facendo parlare di una cosa che non conosco assolutamente, ma comunque lo dico perché sento cosa mi stanno cercando di far capire. Ma il problema è proprio quello, e oltretutto c'era un problema anche negli ultimi anni di crisi economica, diciamo così, per cui la gente, avendo un'offerta incredibile a casa, non usciva, o perlomeno usciva e faceva altro. L'offerta comica non è mai, a un certo punto è stata quasi saturata in televisione, poi adesso è scomparsa del tutto, perché c'è, a parte alcune piccole cose che ha fatto la Rai, che ha... insomma, ci sono pochissime trasmissioni che si occupano realmente di comicità. Quindi speriamo che, come sembra, l'interesse anche dei broadcaster, chiamiamoli così perché lo dico perché c'è Cupani che capisce l'inglese, anche Francesco, insomma, vabbè, sembra stia ricominciando a esserci. E siccome siete tanti e siete bravi, secondo me sarebbe giusto. Ma com'era, cioè, quindi, cioè, tipo Roma, per dire, com'era prima, quando com'era c'erano Roma? Questi la Roma adesso sparì. Io ho abitato 9 anni a Roma della volta, perché io, cioè, io mi la carrozzella era bello, sono andato la carrozzella campagna. E Schumacher, esatto. No, io sono stato 9 anni a Roma, ho abitato in via Pomezia, però ero piccolo, quindi non so dirti in quel momento i miei interessi erano nell'oratorio. Poi successivamente l'ho frequentata raramente e sempre con molto piacere, perché a Roma a me mi piace moltissimo e mi piacciono anche i romani, quindi... Però è vero che c'era questa situazione dei locali al Fellini, non so se ti ricordi, esisteva un posto che si chiamava Fellini. Sì, certo, esatto. Esatto, era un posto dove si facevano spettacoli di cabaret, c'era gente importante anche che poi è arrivata in Rai, eccetera, nella gestione del locale, erano autori, eccetera. E questa era una situazione diffusa un po' in tutta Italia, e poi naturalmente a seconda delle città e delle realtà erano più o meno presenti questo tipo di locali. Quando si parla di Torino si parla del Cap 41, ma c'era prima l'Hiroshima Mon Amour che faceva sempre spettacolo e che adesso fa musica. Perché è più semplice, fare musica, ragazzi. Che paradossalmente è paradossale. Perché, sì. Esatto, come mai è più facile fare musica? È più facile perché intanto trovi persone che vengono a suonare perché vogliono divertirsi, e ci sono tante persone che suonano e tante persone che magari non hanno bisogno di fare quel lavoro lì, e quindi le puoi gestire. Noi non la facciamo musica, quindi non dico conosco e non conosco, ma credo che sia così. È più semplice gestire una cosa di questo genere in cui lavori su una sorta di volontariato divertente, no? Io vengo lì perché ho bisogno di suonare. Invece poi ci sono situazioni diverse, insomma, alcuni locali ovviamente lavorano, come posso dire, senza regole, no? Ecco. Altri come noi non possono farlo, a parte che noi non lo vogliamo fare, cioè non vogliamo fare nero, non vogliamo fare niente di questo genere, anche per rispetto di tutti quanti, ma comunque non puoi farlo, cioè perché sei sotto l'occhio attento, no? Quindi anche volendo fare il furbetto non ce lo possiamo permettere. Ma questo comporta il fatto che la gestione è difficile.
è molto difficile. Federico Davide e Rapone è un esempio, perché anche lì quando hanno pagato una serata si organizza una Skype con la il caso Rapone, ma è giusto, mi sembra corretto. Volevo chiedere a Federico e Davide, che so aver gestito un, cioè, forse lo gestite ancora, il laboratorio di Zelig, non so se siete voi, però mi ricordi, ho questo vago ricordo che avete gestito o gestite ancora il laboratorio. State registrando delle variazioni in termini di persone che vengono a provare? Cioè, stavo prima della pandemia, ovviamente, tutto questo, perché in pandemia è tutto frizzato, ma stavate registrando un aumento delle persone oppure un calo, oppure è rimasto invariato il numero delle persone che si avvicinano alla comicità, per capire se c'è veramente un nuovo rinascimento anche in termini di forze di persone che arrivano e vogliono fare il comico. Vado io? Vai. Uno deve. Tranquillamente. No, vabbè, il laboratorio lo gestiamo insieme a Giancarlo, chiaramente, cioè è tutto un agire congiunto. No, devo dire che gente ce n'era, ne veniva veramente tanta e variegata, cioè vari tipi di comicità, non ci facciamo mancare veramente niente. Le richieste erano tante e gente aveva voglia. Per riattaccarmi un attimo invece al discorso che facevate prima, come diceva giustamente Giancarlo, solo una piccola parentesi, prima c'erano tanti localini che facevano serate, cioè io quando nel 98 ho cominciato a Zelig facendo il laboratorio, poi le seratine c'erano in tutti i locali, ma andavi a fare seratine così, in posti con palchetto, sedie, via, cioè erano per quello che erano molti posti che adesso non ci possono essere, è proprio per questo che forse la gente viene anche a Zelig, al laboratorio, a cercare di provare, anche perché alla fine della serata Giancarlo fa il report e si cerca di dare a tutti più che meno dei consigli, un indirizzamento che può essere giusto o sbagliato, ma insomma dato da Giancarlo, che è uno che ha un'esperienza trentennale, possiamo dire. Ma sono giovanile, ricordatelo. Ma giovanile è una bruttissima parola. Cioè anche lo so, la uso io quando voglio insultare qualcuno, per cui appunto, la uso su di me già. No, ce n'era tanta gente, tanti giovani. E tante addirittura forse che erano, non ti dico che le prime volte, ma quasi, che esibirsi sì. d'amblè sul palco di Zelig è comunque fa effetto, cioè infatti c'era tanta gente che poi magari si emozionava anche troppo, no? Perché comunque un palco che incute comunque un pochino di timore, no, se lo incute un pochino, mentre sì. Posso dirvi che invece il pubblico, il clima insomma che c'è lì non è assolutamente da, cioè non so come dire, lavori forse nella maniera migliore possibile, perché davvero hai una disponibilità, un'attenzione, e proprio si lavora benissimo secondo me a Zelig, è molto facile sì, lavorare. Se non funzioni lì è difficile che funzioni dalle altre parti, sì, infatti. Cioè, forse giusto quello... per togliere peso a chi volesse presentarsi allo Zelig, se fallite qua non va bene da nessuna parte. No, perché è facile, capito? No, quello che dice Giancarlo, no, scusa Chiara, è che entri in un posto che la gente che va a vedere il pubblico di Zelig è educato a Zelig, è educato al cabaret, è educato alla comicità. Vengono lì e vogliono solo ridere, cioè gli basta veramente poco. E poi cioè, è perfetto, perché è perfetto come il palco, come è messo il pubblico, è perfetto nella tranquillità in cui si riesce a gestire la cosa, perché siamo molto accoglienti. Un tempo si diceva che a Zelig era difficile esibirsi perché c'era astio, non è vero, parlate con chiunque, è veramente, Cupani lo può dire tranquillamente, l'abbiamo accolto come se fosse uno che sa far ridere, cioè, che è vero. Cioè, allora praticamente quello che esce fuori da questa chiacchierata è che se veramente forse vogliamo fare qualcosa, fatemi fare rivoluzionario di sto cazzo, fare qualcosa per la comicità, forse dobbiamo mettere su serate, cioè quando si ripotrà dobbiamo cercare di mettere più serate possibili in giro per il territorio in maniera tale da
ricreare un movimento che evidentemente si stava un po' spegnendo per carenza di spazi. Butto là questa moraletta da due soldi, però quello che sta uscendo sembrerebbe un po' questo. Non so, Francesco, se posso, Stefano, posso dire una cosa? A me è una cosa che un po' mi ha scoraggiato, però è il fatto che, come ha detto Giancarlo, cioè solo di non si vive di solo comedy club, cioè solamente il comedy club, che comunque sarebbe una figata avercelo nelle città principali, insomma, italiane, cioè, sarebbe comunque difficile farlo senza delle cose collaterali. Cioè, quindi proprio non c'è speranza, secondo te, adesso di poter creare un comedy club? Cioè, no, adesso, nel senso... No, su questo non so. Allora, io devo dire una cosa su questo. Io credo che, per quanto ci hanno un po' calcolato poco, però questa necessità di comicità che c'è nella gente, al di là di quello che siamo noi, che la sentiamo come una... mi metto dentro questo gruppo, insomma, e che la sentiamo come una necessità vitale, ma credo che sia importante anche per molti altri. E io credo che invece da qui possa nascere forse qualcosa che aiuta a ricreare questo tipo di circolazione. Una cosa che noi vogliamo fare, per esempio, che è sempre nel nostro piccolo, è quello di ricominciare a fare i laboratori in giro per l'Italia. Noi li abbiamo sempre fatti, avevamo circa 10-12 laboratori che servivano a trovare talenti, ma anche a far crescere le persone, semplicemente perché fossero più capaci di stare sul palco, che scrivessero meglio, che sapessero come usare la voce, che sapessero come usare il corpo, eccetera. Questo credo che possa aiutare, è una piccola cosa, però si va in una direzione, secondo me, in cui forse i luoghi cominciano a chiedere di più i comici, perché Francesco Lancia, in questo caso, è bello dire mettiamo più serate, ma non è così. Non è così semplice, non so. Certo. L'altro Francesco ha fatto questa faccia qua dicendo va, è difficile, no, effettivamente. Io condivido in pieno il tuo ottimismo, parlo anch'io, l'ho detto l'altra volta, secondo me dopo la pandemia ci sarà un rinascimento proprio non solo di comicità, proprio di voglia di cultura e teatro, spettacolo in genere. E sulla comicità io rilevo solo che sono d'accordo che la quantità aiuterebbe, anche perché le esperienze che ho visto io, per esempio a New York, il Comedy Cellar, cioè non vengono pagati così tanto i comici all'estero nelle serate di stand-up collettive. Cioè, il Comedy Cellar, che è il locale dove Louis C.K. ha girato la sua serie, è reso famoso e via dicendo, comunque da $25 a comico che si esibisce. La stessa cosa succede più o meno a Londra. Ma c'è un problema burocratico, legale. Cioè, questo tipo di situazione la puoi gestire in una situazione che te lo permette. Noi non possiamo fare una cosa di questo genere. Devi arrivare e mettere in agibilità, quindi assumere. Esatto. E quindi il problema è questo qua. Cioè, è che è un problema di correttezza, che va bene, però... Stavo arrivando proprio alla domanda, perché poi alla fine è molto simile ai locali jazz, ai locali di musica, no? Dove la gente va... Esatto. Vanno là, non è che vanno là perché... vengono pagati a cachet pieno in quella serata, vengono pagati perché c'hanno un pubblico, c'è un circuito, provano delle cose, e per questo anche nomi come Dave Chappelle, Chris Rock vengono pagati, poi non prendono i soldi ovviamente, però quello è il tariffario per tutti quelli che si esibiscono lì, magari arrivano a $50 un weekend. Il punto è che se la puoi fare questa cosa, A, se lo Stato te lo permette a questo punto, B, se c'hai tante serate, allora a quel punto ne fai tante e lo fai sperimentare, poi a teatro quando fai lo spettacolo tuo metti il biglietto che ti pare, fai quello. Addirittura negli Stati Uniti. Ma poi a New York un comico fa una serata al Comedy Cellar e dopo un'ora è in un altro locale da un'altra parte, esatto. Un'ora dopo è in un altro ancora, quindi cioè $25 moltiplicato per 4 almeno ogni sera, sì, sì. Quindi è proprio... Io posso raccontare questo piccolo aneddoto, per un periodo la mia vita, ma credo anche quella di Francesco De Carlo, si è intersecata con una comedian americana che si è trasferita a Roma e che ha visto di fatto che c'era abbastanza il deserto dal punto di vista della comedy, e quindi ha visto da buona americana un'opportunità di guadagno e ha detto qui fondiamo un comedy club, che ci vuole?
E io ricordo che noi facevamo ok, in bocca al lupo, e dopo sei mesi lei ci chiamò e ci disse: scusate, io torno negli Stati Uniti perché qui è scoraggiante fare le cose. Ci disse, esatto, questa, letteralmente questa frase, dice: è scoraggiante fare le cose. E se ne è tornata negli Stati Uniti, e adesso effettivamente è negli Stati Uniti a fare la sua vita. Quindi è un aneddoto che in qualche modo sposa quello che diceva Giancarlo. No, Luca stava... Luca, sì, no, poi volevo dire, la burocrazia in effetti è un problema. Io ricordo quando avevo iniziato a fare il comico qui in Inghilterra, una delle prime volte che ero di passaggio in Italia, andai a Bologna in un locale che è il Brewdog, che è una birreria, però facevano serate di comicità. Allora dissi, beh, ma vado anch'io, faccio qualcosa. E dovetti firmare la liberatoria della SIAE, ed era una cosa anche, peraltro, una serata gratuita, ma... ebbe un po' di carte, fotocopia la carta d'identità con la foto, la faccio io, poi la do. E ho pensato, ma devo andare sul palco, infatti inventai, perché non avevo uno spettacolo, volevo provare materiale nuovo, scrissi titolo dello spettacolo: buonasera signore e signori, grazie di essere venuti, perché questo è sicuro, la dico come frase, quindi questo è l'unico testo che ho. Secondo me quello è un po'. E poi, tra l'altro, se l'hai dimenticata all'inizio del pezzo, probabilmente è arrivato con salve a tutti, avrò anche fatto un casino, però è una cosa che si fa fatica a spiegare qui nel Regno Unito, non è così. Quindi secondo me un problema è questo, effettivamente. L'altro, dovremmo trovare qualcosa che assomigliasse ai pub. Non so se possano esserlo i circoli, tipo il circolo Arci, così, cioè dei locali dove c'è una saletta per fare qualcosa, perché qui accanto ai comedy club veri e propri che fanno serate tutte le sere, così, ci sono i pub dove c'è magari il giovedì la serata quiz, quindi fanno, c'è uno che conduce un gioco tipo Trivial Pursuit, quello che è. Poi c'è la serata comicità esordienti, poi c'è la serata con quelli un po' più bravi, poi c'è il karaoke, però ogni sera fanno qualcosa e sono, ed è facilissimo organizzarle, cioè facilissimo, parli con il titolare di un pub, dici io vorrei organizzare una serata, ti fanno provare, moltissime muoiono in pochi giorni, altre vanno avanti, diventano magari, c'è un club chiamato Angel, che fa serate, faceva adesso, vabbè, tutte le sere solo comedy con più di 100 persone, tant'è che poi hanno avuto tanto successo da comprarsi loro un altro pub che è diventato un comedy club gestito da comici. E manca proprio, secondo me, dovremmo trovare un locale, un tipo, una tipologia di locale che ci sia nelle maggiori città italiane, non solo, dove... Ma è una questione di legislazione, non è una questione di locali, è una questione di legislazione, cioè c'è poco da fare, il problema è quello lì, cioè non c'è una possibilità di pareggio, capito? Non c'è, o metti dei biglietti a 300 euro, ma allora non fai più, non fai più niente. Cioè, certo. Scusate, prego Luca. L'ignoranza, se un locale ha una saletta, il titolare dice: io qua il giovedì faccio venire dei ragazzi. Ma perché no? Cioè, come se... Perché tu fai spettacolo, devi avere delle norme di sicurezza, giustamente, devi avere, devi pagare la SIAE perché stai esibendo e stai portando la tua arte in scena, devi assumere la persona che viene lì perché lavora in quel momento, quindi c'è un contributo EMPALS, perché ti vengono a controllare e ti fanno le multe. È così. Ma è giusto, cioè, è anche giusto. No, ma io non credo che poi quello che stiamo chiedendo è... Cioè, io credo che... dico una cosa perché non ci ho mai pensato a questa cosa, però mi state facendo ragionare su questo. Cioè, forse siamo i primi a essere disponibili a rinunciare a qualche garanzia pur di avere più possibilità di esibirsi in pubblico. Ma non siete voi che potete rinunciare. No, sto dicendo, proprio, facevi prima un discorso di categoria, no? Forse andrebbe messa a fuoco questa cosa qui, perché se noi, appunto, per esempio, appunto, supportiamo queste cose da paesi dove funziona questa roba qui, l'Inghilterra o gli Stati Uniti, e queste sono le situazioni più facili organizzare le serate, i comici vengono pagati molto di meno, ma si esibiscono molto di più, e poi alla fine costruiscono il loro pubblico, sviluppano la loro voce comica e vanno a teatro e fanno come gli pare. Forse questo è il modello che dovremmo immaginare, e forse questa dovrebbe essere una delle richieste da fare come categoria, la butto lì, intanto come diceva Giancarlo, crearla questa categoria potrebbe non essere male, potrebbe essere una brutta idea, cioè, quindi in qualche modo... perché al momento la categoria comici è comparata alla categoria attori, c'è cioè una
che sia un singolo che fa il monologo, sì, anche, di stand-up, anche... la grande compagnia teatrale non cambia a livello, ma anche in quel anche in quel caso tu hai delle come posso dire, delle norme che sono quelle che riguardano la legislazione fiscale, sindacale, eccetera, no? Adesso stiamo facendo un discorso che per chi ci vede sono due coglioni così, comunque vabbè, non lo dico perché mi sembra così, però sarebbe bello poter fare questo tipo di attività in un'altra maniera, perché saremmo tutti più contenti, non soltanto noi che abbiamo anche questo carico della gestione, ma anche chi fa questo mestiere, perché effettivamente il fatto di dire ci sono 15 locali a Milano e io posso farne 3 a settimana, anche se prendo un po' meno, ma lavoro di più, quindi divento più bravo, guadagno e mi mantengo, e quindi certo, no? E non sono d'accordo, e non sono d'accordo con chi in chat scrive: il problema è che agli italiani di queste cose non gliene frega, non gliene frega niente, se anche tu fai i comedy club poi la gente non ci va. Secondo me questo è storicamente falso, nel senso che se fai belle serate in locali carini la gente ha tutto l'interesse ad andare. Io adesso non so com'è il pubblico dello Zelig prima della pandemia, se il locale è un po' ciclico, secondo me, nel senso che noi il mercoledì comunque andavamo a fasi alterne, cioè c'erano serate magari con più pubblico, poi ovviamente dipende sempre da tanti fattori, tante variabili, quali le coppe europee, se gioca l'Inter in Coppa Europea il mercoledì allora sai che ci sarà meno pubblico, perché ovviamente sono tantissimi fattori esterni. Noi abbiamo lo stesso pubblico di DAZN, ragazzi. E quindi cioè, tornei di freccette, tornei di freccette, dovete subire il biliardo. Però c'è da dire che ovviamente nel periodo in cui Zelig era in televisione era un circolo che alimentava sia i comici che venivano, e quindi invogliava comici a provare a frequentare il laboratorio di Zelig, perché c'era una filiera molto corta all'epoca, c'era tipo Barcellona, per cui cioè si coltivavano i comici, poi c'era il primo step che era Zelig Off, quello appunto su Italia 1, e poi passavi a Canale 5, quindi era tutto un altro periodo che è, secondo me è proceduto di pari passo con la televisione generalista, che piano piano si è andata anche un po' frammentando, quindi non ha aiutato tutto l'arrivo di satelliti e video on demand. Perché Giancarlo mi può confermare che gli ascolti che si facevano una volta con Zelig adesso sarebbero fantascienza, cioè neanche non può fare nessuno, noi facevamo 13 milioni di persone, cioè come la nazionale, impossibile. Adesso magari parliamo anche di quello, però giusto per chiudere anche un po' il discorso, ci segnava Simone in chat che in Inghilterra esiste il Council of Arts, scusate per la pronuncia, che in realtà sostiene gli artisti ma anche i teatri per far esibire i comici. Quindi questo in qualche modo è chiaro che è un impianto culturale diverso. Confermi, Luca? Sì, anche se si è scoperto, credo, con la pandemia, la comedy non era considerata fra le forme che loro proteggevano. Vedi, poi hanno fatto un po' di riparazione. Però c'è il sindacato degli attori che ha anche la sezione comici. E il vantaggio per noi è che se io faccio uno spettacolo da solo e mi chiedono un'assicurazione per il pubblico, ho quella del sindacato, cioè essendo iscritto al sindacato sono coperto questa polizza, se no dovrei farmela da solo ogni volta che faccio uno spettacolo. Però questo vale solo se io faccio uno spettacolo da solo in posti che, cioè in teatri in cui devo, cioè nei luoghi off. Nel comedy club io non devo fare nulla. E tornando poi dopo, perché sono rimasto sconvolto dalla cosa che non si può fare uno spettacolo. Ma se per assurdo se per assurdo c'è questo bar con una saletta e io faccio festa privata, io posso affittare la saletta? No. Festa privata di compleanno? Sì, sì. Se lo puoi fare, fare sì. Chiaro, però devi pagare la SIAE. Devi pagare la SIAE. Sotto da una multa. Okay. Sì, sì. Allora io gestivo, vi racconto questa cosa meravigliosa. Festa di laurea, proviamo con le feste di laurea, Luca. Allora, io gestivo, molto tempo fa, gestivo un bar all'interno di un teatro che era il Cristallo a Milano, dove è successo tante cose belle. Cosa facevo? Quando c'era lo spettacolo, aspettavo l'intervallo per vendere i panini, no? Perché questo era. Tra quando cominciava lo spettacolo e quando c'era la distribuzione dei panini, io preparavo i panini e ascoltavo la radio. La SIAE è arrivata e mi ha fatto pagare la radio. L'ho buttata via la radio, naturalmente. Cioè, quindi è questo il problema, è questo. Tu non hai la libertà, anche quando fai una festa privata devi depositare in SIAE prima
Sì, è vero, lo so. Un tot di soldi che poi loro ti restituiscono non completamente, perché poi c'hanno le loro trattenute, eccetera. Anche perché lo dico così con molto affetto, perché la CIA in fondo ci fa anche arrivare dei soldi quando scriviamo, quando lavoriamo in questo senso. Ma le agenzie della CIA sono gestite in maniera privatistica e lo fanno in maniera, e prendono soldi in percentuale rispetto agli incassi che fanno. E quindi è chiaro che devono lavorare, lavorare e lavorare. Ok, il che spiega perché una volta a Bologna, in una piccola focacceria pugliese, c'era un duo irlandese che suonava la chitarra e poi arriva uno della CIA. Luca, vorrei farti notare che, come dice il buon De Carlo nei suoi spettacoli, Francesco non è che è andato a fare il comico in Inghilterra perché si magna bene in Inghilterra, eh? Cioè c'è andato perché è un incubo farlo qui, cioè è andato per questo motivo. La focacceria pugliese a Bologna con degli irlandesi. Vale, guarda, si chiama la confraternita dell'uva, perché vende anche libri, fa un po' di tutto. Cioè, certo, la confraternita dell'uva perché vende anche libri, ma spiega però un po' questo. È un bellissimo posto che salutiamo, vende libri indipendenti, la puccia salentina e un buon bicchiere di vino. C'era questo gruppo un po' triste irlandese che raccontava la carestia in mille modi diversi, poi è arrivato questo mino della SIAE con dei fogli, e loro per fortuna erano in regola, io temevo per loro, ma erano in regola, io non sapevo, però, poi la finisco qua, questa festa privata, non mettiamo musica, perché va così, io invito... Mi paga Francesco, di più la musica, sì. Invito Francesco e Stefano a festa privata, mettiamo anche dei giochi da tavolo per fingere che stiamo giocando a Cluedo e a Tabù. È uno speakeasy oramai, cioè c'è anche la musica. Col codice. Tra l'altro, pensa che anche per i giochi a tavolo ci vuole una licenza. Sì. Ok, allora prendiamo poi, leggiamo la Gazzetta dello Sport. Però poi Stefano si alza e fa un 20 minuti suoi e noi ridiamo, sembra che ci racconta una storia. Poi Francesco si alza, fa altri 20 minuti, poi faccio anch'io. Siamo un gruppo di amici che abbiamo fatto questa cosa qua. Lì siamo tutti a mangiare la pizza con l'incasso, che sarà straordinario, naturalmente. Sì. Francesco stava per chiedere, ma lo paghi? Perché a lui interessa quello. A lui interessa se lo paghi per quei 20 minuti. Cappello all'uscita, dopo che Francesco ha detto non importa essere pagati, come Dave Chappelle. Ma infatti, cioè, col cappello in teoria si risolve la cosa, no? Se tu metti il cappello... Forse, non lo so, però non credo che... Sì, ma noi non possiamo... Cioè, il problema è che io, se uno di voi viene a fare spettacolo a Zelig, non posso dire se arrangia lui col cappello. No, io dicevo a Luca per la sua festa privata. Ah, per la festa? Sì. Col cappello, niente musica. Siamo un gruppo di amici e tu sei simpatico e hai parlato e fatto ridere. Tra l'altro, Luca, che festa di merda, comunque. Io non vedo. Vabbè. Tra l'altro, vengo, Luca, cioè, ci fanno notare in chat che in questo momento in test si sta vivendo il conflitto fra il suddito di Sua Maestà che cerca di rispettare le regole e l'italiano che cerca i modi per inculare il sistema. E quindi c'è questo conflitto dentro di te senza fine. Luca, è evidente che è già evidente chi ha vinto, scusami. Good night, Luca, good night. Esatto. Comunque, anche good night and good luck. Della serie piccoli aneddoti, perché io con il rutilante mondo dell'improvvisazione teatrale, locali e localini me li sono girati. Io ricordo una volta in un locale c'era una band che suonava e due di noi si sono alzati per cominciare a ballare ed è venuto il proprietario dicendo non potete ballare che non ho pagato la SIAE per farvi ballare. Sì. E quindi, siccome c'erano lì delle persone SIAE, ci hanno fatto risiedere e noi abbiamo detto vabbè, ok, non possiamo ballare. Chissà qual era il confine, esatto, fra il ballo, questo lo posso fare, infatti. Chi lo sa. Ma c'è scritto nella Bibbia, c'è un tempo per ballare. Comunque, volevo chiudere l'argomento Comedy Club, interessantissimo e secondo me che spero abbia ispirato qualcuno dei nostri rete spettatori a magari unirsi, a darsi da fare per organizzare delle serate o combattere magari nei loro territori, con una piccola con un piccolo video che ci è stato segnalato, Giancarlo, perché quando ci hanno detto che eri ospite ci hanno mandato questo video dagli archivi di non so chi. Ve lo faccio vedere, dura dagli archivi Mediaset. Vediamolo un attimo. Ho messo, cioè,
scelto il nostro servizio che ci porta direttamente al cabaret con Christian e Valerio, purtroppo quello passa il convento, e andiamo a scoprire dove nascono, diciamo, i comici come Aldo, Giovanni e Giacomo, Gene Gnocchi e Joelle Dix anche, no? Che fanno tutti molto ridere. E siamo andati allo Zelig di Milano, dove con un po' di coraggio tutti possono provare a far ridere. Ci hanno provato anche Christian e Valerio, vediamo. Senti, hai mai avuto a che fare con, che so io, un cabaret? Quando ero studente, nell'87, sì, portavo i cabaret di Paste in spiaggia a Lido di Savio. Ma non quel cabaret, il cabaret è quello con un palcoscenico, con degli artisti che si esibiscono. Ah, tu vuoi dire che allora siamo qui per caso davanti al cartello dello Zelig? Dove? Non so dov'è il camerino di Emanuela Grimalda. Ah. Manuela, ciao! No, ciao! Come hai visto? Cristian! No, no, hai accannato tutta la gang, tu devi conoscere solo me. Tu conosci il direttore dello Zelig? Fidati, guardalo, è lui, è lui, è lui, è lui! Ma... Ciao Cristian! Ciao caro, come stai? Stai bene? Finalmente, pensavo non arrivassi più. Noi sappiamo che... Ma chi è quel signore? Wow! Ho calcato questo palcoscenico e sono... Palcoscenico, prova ad articolare quando... No, siccome fa freddo e ho dei problemi proprio... Bravo, freddo! Pensiamo al... Boh, non lo so. Comunque, volevo chiederti, tra i vari Gene Gnocchi, Joelle Dix, Albanese... Sì, e poi Frank Sinatra... Guarda, fai una cosa, tu, sei qui per lavorare. No, 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 allora, facci la cortesia. X, è vero. Vedi, la vedi Ambra? Vedi Ambra lì dentro? Ambra. Mazza quanto è buona Ambra. Oh. Bella. Hai fidanzata con voi? No. Si dice fly down, vola basso. Costruisce un gruppo di villette contemporaneamente in montagna e al mare. Infatti, tre mesi dopo, frana la montagna e ti ritrovi le villette al mare senza neanche chiedere il permesso edilizio. E io le storie tese? Sì. È vero che ero iniziato qua? Ripassi, non proprio, ti posso dire che sul disco della mucca, hai presente il disco della mucca? No, con la copertina con la mucca, con i due, con le due zampine, due gambine. I polpacci sono i miei. Attenzione, bisogna esaminare su... Ma tu non c'hai un polpaccio, c'hai una cassaforte qui. E ce la confermi questa cosa intanto, Giancarlo? I polpacci sono i tuoi nel disco della mucca? Farci vedere i polpacci. Io sono orgogliosissimo di questa cosa. Ma dai, che figata! No, poi bellissimo. Vi posso dire anche due cosine che magari sono sempre orgogli personali. Quando se leggete sulle dediche che ci sono nei dischi di Elio, eccetera, c'è sempre c'è, parecchie volte c'è la dedica alla Billo Connection. La Billo Connection sono io. Perché secondo Elio chiedevo agli altri locali il pizzo e se non mi davano il pizzo facevo vedere il polpaccio e se non mi davano il pizzo neanche lì distruggevo il locale a colpi di polpaccio. E quindi questa è diventata la Billo Connection, capito? No, abbiamo mostrato questo video perché si vede lo Zelig. A chi ve l'ha mandato? Archivi vari, non possiamo dirlo, non possiamo dire archivi vari. Ma io lo voglio, quello te lo giro volentieri. Okay, però, che volevo dire? Quindi, no, si vede, scusami Stefano, si vede lo spirito dello Zelig, proprio il localino con il comico sul palco di fronte a un pubblico che non sembrava neanche così vasto da quella inquadratura, che faceva le sue cose e provava il suo materiale, e quello è proprio lo spirito del Comedy Club, ed era molto figo rivederlo, perché magari chi ci sta guardando pensa a Zelig come il tendone di Canale 5, no? Ma invece Zelig nasce come un piccolo locale in cui si faceva comedy anche a livelli molto piccoli, no? Correggimi Giancarlo se dico delle oscenità. No, assolutamente. Stefano, Gianca, scusa, ma forse quella era lo Zelig vecchio, però quello del filmato, forse era quello piccolino. Non lo so. È un video dell'inizio del 1996. L'inizio 96 o settembre? No, è inizio, perché Generazione X è un programma che è andato in onda 95-96, cioè ha fatto settembre 95. Come sai tutte queste cose, 96. Perché c'hai tu il filmato, di' la verità. No, ma lo posso dire, è online questo filmato. Cioè, questo, quando lavoravo agli archivi Mediaset, una cosa che mi hanno fatto fare è riguardare Generazione X e dentro c'era questo servizio, io folgorata, mettetelo online, e quindi è visibile su Mediaset Play per intero. Stefano, volevi chiedere qualcosa?
No, quindi la canzone La connessione del pulpaccio, esatto, di Elio è riferito al tuo polpaccio. Certamente. Vedi. Beh, vedete, no, guarda, io sono, voi potete immaginare, io sono innamorato di loro da sempre, per cui e loro venivano a Zeri tutte le sere, finivano il concerto dovunque fossero, venivano lì. Ed era, ho passato delle nottate a sentire le lamentele d'amore di Tanica. Quindi no, ma loro sono persone fantastiche, quindi c'è poco da fare. Che è stato Giancarlo è stato anche il primo conduttore della primissima puntata di Zelig in TV, andato in onda su Italia 1. Come no? Lo facciamo cabaret, si chiamava, io lo ricordo benissimo, perché era un grande. No, purtroppo ti stai sbagliando, Francesco Lancia, perché la prima edizione, parliamo del 1996, novembre, e tu, Chiara, dovresti saperlo, visto che hai fatto gli archivi di Mediaset. Io purtroppo Zelig in realtà non potevo toccarlo, okay. Poi l'ho guardato lo stesso, però non potevo toccarlo. No, comunque si chiamava Buon Compleanno Zelig, 10 anni di risate. La prima. Era questa, le prime due puntate condotte da uno bravissimo, devo dire, no? Ero io, ma veramente, ma guarda, ma non bravo, ma di più, ma veramente. Ho passato i 4 minuti più terribili della mia vita quando sono uscito sul palco e la Jalapas mi prendeva per il culo, cioè veramente una cosa fantastica, divertentissima, ma tremenda, veramente tremenda. Senti Giancarlo, già che ci siamo, parliamo al volo anche dello Zelig televisivo. Perché sì. Anche lì c'è stata un viaggio, un percorso interessantissimo. Perché a un certo punto Zelig. Oddio, Davide, che ti sei riacceso il telefono? Che sento un rientro strano nelle cuffie. No. Non sto parlando io. Magari rientra qualcuno nelle cuffie, non lo so. Vabbè. Dicevo, a un certo punto Zelig è diventato sinonimo di fare comicità. Cioè, andare allo tu fai ridere, devi andare a Zelig. Non c'era altro. C'era praticamente Zelig che era diventato, nel periodo di massimo splendore, la comicità italiana, e tant'è che ci sono passati tutti, e se non passavi per lì, cioè anzi no, se non passavi per lì, quella era la consacrazione, no? Sì, c'erano delle alternative nate da, ma era Zelig la comicità. Poi secondo te, ce lo siamo chiesti più volte a Comedy Talk, cos'è successo? È finito un ciclo? Si è svuotato? Sono state fatte scelte magari non azzeccatissime? Parlo sia dal lato televisivo che magari, non lo so, chiedo ipotesi, cosa è successo? Guarda, sono tutte valide queste ipotesi, sicuramente abbiamo fatto degli errori, sicuramente il programma dopo 20 anni magari aveva, cioè, faceva un po' fatica, diciamo così, ma io la cosa che credo di più è che improvvisamente è scoppiata un'offerta per i comici molto importante, cioè tutte le reti televisive avevano i comici, tutte le reti facevano comicità. Dal telegiornale, non so se vi ricordate, c'erano addirittura interventi comici nei TG, e questo secondo me ha un po' reso faticoso poi il fatto di continuare a esserci. Noi, se devo dire, non è che abbiamo fatto un percorso tragico, non so, anche le ultime edizioni andavano bene dal punto di vista degli ascolti. Certo, non facevamo più gli ascolti di prima, ma non li faceva nessuno. In più, come diceva Federico prima, se non sbaglio, la frammentazione televisiva è diventata una controproducente per le reti generaliste, no? Perché è andata in questa maniera. E poi sicuramente abbiamo anche fatto degli errori dal punto di vista della gestione, non so, ci siamo un po' lasciati portare verso lidi che non erano quelli giusti. Questo, se posso permettermi, è super interessante, perché magari permette anche a noi di imparare qualcosina, no? Quindi posso chiederti, tipo, facci un esempio, magari una cosa che è successa e che se tornassi indietro non faresti come direttore artistico del marchio Zelig. Ma guarda, è un po' difficile da spiegare, perché in realtà quando tu hai dei comici che fanno ridere tanto, perché noi avevamo dei comici che facevano ridere tantissimo, è difficile dire no, aspetta, fermati per un po', perché facciamo qualcos'altro di diverso. È difficile, perché non hai voglia di fare questa cosa qua, perché non ti sembra neanche giusta. Io faccio l'esempio di Federico, Davide, Cinelli, che erano, secondo me, una delle novità più interessanti di Zelig negli ultimi tempi, no? Con la faccenda delle interviste, dei giornalisti, eccetera.
E loro hanno fatto un percorso e sono arrivati ed erano imprescindibili nella tradizione, perché erano fondamentali. Allora è difficile arrivare a cambiare un meccanismo che secondo te funziona. Forse noi, e non parlo di loro naturalmente, non sto dicendo dovevamo togliere i giornalisti, non è questo, ma forse dare uno scarto diverso alla trasmissione dal punto di vista della formula, forse avremmo dovuto farlo a un certo punto. Questo sì, questo sì. Io non so neanche in che termini esattamente, no? Ma ultimamente mi girava per la testa una proposta che ho anche lanciato a un po' di persone, che è quello di dire, ma cerchiamo di trovare una formula diversa per fare Zelig di nuovo, ma che sia una via di mezzo tra Zelig e quelli della notte, non so come dire, no? Cioè trovare un modo per cui i comici sul palco possono interagire, possono improvvisare, possono esserci insieme, gestiti magari da gente, secondo me da Claudio Bisio, perché lui, ragazzi, è un numero uno in questa cosa qua. Però, capito, era un po' questa magari la strada da seguire. Non ne sono certo, non ne sono certo. Poi forse c'è anche una parabola che inizia, arriva, finisce, bisogna ricominciare con una cosa diversa, perché è anche nelle cose questo. Francesco. Posso fare una domanda a Giancarlo, a Federico e anche a Davide, perché l'annosa questione che immagino eccita tutti tra stand-up e cabaret, siamo tutti qua per quello probabilmente, no, però volevo sapere una cosa, è una curiosità vera. Siccome so com'è vissuta nel campo mio, com'è stata vissuta nel campo mio, vorrei sapere, quando io parlo con magari chi sta nel cabaret, no? So sempre la risposta è sempre quella, in effetti la stand up c'è sempre stata in Italia, no? E si fanno degli esempi, dimmelo questi. Voi la vedete una differenza invece nelle forme, nei contenuti della stand up, non dico in quella italiana, prendiamo quella americana per esempio, secondo voi quella roba lì è veramente esistita pure qui, o notate invece delle differenze che magari, non lo so, non vi interessano, non vi piacciono o non sono applicabili? Cominciate voi. Fede, vai. Ma molto semplicemente, io più che di forma mi posso basare sui contenuti, nel senso che sono sempre stato un grande estimatore della stand-up comedy, l'ho già ribadito più volte anche qua, quindi non ne faccio... Non è un problema per me dire che a me sarebbe sempre piaciuto fare stand-up comedy, ci ho provato appunto a farlo a Zelig, mi hanno dato anche la possibilità, però mi sentivo un po' come il protagonista di Apocalipto quando comincia a scappare, corre, e alla fine vede il vascello, vabbè spoileriamo, tanto è uscito 20 anni fa, vede arrivare all'orizzonte qualcosa che finalmente sta arrivando e dice sta cambiando un po' l'orizzonte. E forse, non lo so, forse ero troppo in anticipo rispetto ai tempi, perché magari avessi cominciato più tardi avrei avuto più chance, non lo so. Quindi poi fortunatamente ho incontrato Davide e Gianni e siamo stati più cabarettisti da questo punto di vista, perché abbiamo dovuto creare dei personaggi, il solito discorso che facevamo anche l'altra volta del monologo rispetto al personaggio, se funziona o no. E quindi per quanto mi riguarda la differenza sostanziale è nei contenuti, perché io un linguaggio da stand up, io noto molte volte quelli che vengono a fare anche stand up, non so, nei laboratori dicono faccio si limita a una serie di volgarità, ma gratuite, ma nel senso, a me la cosa che lascia perplessa è che manca veramente il meccanismo della battuta, poi essendo perito elettronico e quindi sono abbastanza quadrato, io cerco di applicare formule. E quindi dico, ma perché dovrei ridere di questa cosa, se non del fatto che hai detto una cosa molto volgare e il pubblico, wow, si è risentito un attimo. E quello mi lascia un po' perplesso, perché secondo me è come un po' la pasticceria, cioè c'è degli ingredienti, devi mettere la giusta dose, altrimenti rischi di fare qualcosa che ha troppo zucchero o troppo sale. Quindi devi stare attento, perché le parole sono da pesare. Le parole sono importanti. Sono importanti le parole. Quindi sì. Di forma, di contenuto, io non me la sentirei mai di affrontare certi argomenti in un certo modo, di stare sul palco col microfono e basta, anche magari vestiti eleganti con un paio di sneakers, perché no. Siete d'accordo, Davide e Giancarlo? Ma sì, allora sì, di base sono d'accordo con Fede. Penso che la cosa adesso sia andata un po' a smussandosi, no? Se prima c'erano i monologhisti del cabaret che parlavano di determinate cose in determinato modo, gli stand-up che invece
stand up comedian di un certo tipo. Per esempio, io faccio l'esempio sempre di Ornano. Ornano, per voi è un monologhista, è uno stand up comedian, il modo che ha di porsi nel dire le cose, cioè non lo so, non riesco, cioè non c'è più una definizione. Lui ha fatto pure il percorso inverso, perché lui ha iniziato col personaggio professore, sì, e poi hanno detto vabbè, abbandoniamo il personaggio e divento monologhista e basta. Però vabbè, lascia stare che lui parla di crostatina, la sua moglie, però il modo che ha di parlare ha una veemenza, chiaro che non è quella di, come dice Fede, lo stand up comedian col microfono fermo, battute online, via così. Però è, in questo momento è molto più smussata la cosa, cioè se prima, come dice Fede, quando l'ha fatto lui, probabilmente lo stand up sarebbe stato visto in maniera un po' strana dal mondo Zelig, adesso ormai ne abbiamo tanti da noi, da Calgaro tutte le volte, cioè, lo dico, è 10 anni che lo presento e 10 anni che lo sbaglio. Cupani, Raco, cioè sono tanti adesso che ci sono e ci stanno bene, ci stanno. Vorrei il parere di Giancarlo sul tema, e poi però anche quello di Stefano, che invece secondo me magari riesce per esempio a dirci, secondo il suo punto di vista da stand up comedian, se Ornano è considerabile stand up comedy. Non che mi appassioni il dibattito, però mi interessa sapere anche il tuo... Io ne parlo mai di questa cosa. Oggi è il giorno in cui parlarne. Giancarlo, è un discorso che proprio non voglio mai fare, però adesso è interessante farlo. Giancarlo. Ma guarda, io sono appassionato di stand up americana soprattutto, ma anche a me piace tantissimo Gervais, quindi insomma ci sono delle differenze, secondo me, che sono nella fruizione più che nell'espressione. Cioè la cultura americana, la cultura anglosassone in genere, è disponibile a questo tipo di discorsi, gli danno importanza e riescono ad ascoltarli perché sono importanti da ascoltare. In Italia purtroppo ci si ferma a una superficialità diversa, e allora le liti sono su, io dico tre cazzi e ne dico meno, ne dico troppi, oppure tu parli della donna, invece io parlo del sociale, ma chi se ne frega. Il problema è che io quando sento il monologo di Louis C.K. sui froci, no? Che è una parola che su Twitch non si può dire, quindi io devo mettere ci dissociamo, va bene, okay. D'accordo. È una cosa che dice Louis C.K., non lo dico io. Ha citato proprio quello. Esatto, quel tipo di monologo è così importante dal punto di vista della scelta di campo, ed è vissuto dal punto di vista artistico in maniera straordinaria, perché fa ridere tantissimo. Ecco, io lo accetto, ma subito, un discorso di questo genere. Da noi un discorso fatto in questa maniera è molto più complicato, perché abbiamo una tradizione cattolica, abbiamo un moralismo di un certo tipo, abbiamo la televisione che si comporta in una maniera che è diversa da quella in cui si comporta la televisione statunitense. Infatti le piattaforme sono diventate un po' la libertà in questo senso, no? La libertà di poter dire delle cose e di poterle dire come uno crede sia meglio dirle. Allora, per me, sentire Paolo Rossi di 40 anni fa che faceva il pezzo su vieni, come stai, vieni, sono venuto, da dove vieni, eccetera, che è stand up puro quello che faceva lui, non ha per me nessuna differenza con quello che sento da Louis C.K. o da Ricky Gervais o da Francesco De Carlo o da Stefano Rapone. Cioè io non vedo differenze, ma non le vedo neanche con Luca Cupani, Daniele Raco, ma persino con Leonardo Manera. Cioè il problema è che tu parli di cose e ne parli con un linguaggio che è costruito per segnare e per far ridere. Questa è la cosa che funziona. Io sono appassionato di queste cose qui, perché credo che sia giusto dirle in questa maniera. Però sono appassionato di comicità in primo luogo, e se viene uno a fare lo scemo e lo fa bene, io applaudo nella stessa maniera, perché è lo stesso modo di saper fare questo mestiere. Noi avevamo un trio, si chiamava La Ricotta, certo, di Potenza. Certo. Oh, no, a me facevano morire loro. Ma loro avevano spettacolo puro.
aveva spettacolo puro. Madonna, noi mi facevano venire le lacrime. Che c'avevano la figlia che doveva fare laurearsi in ingegneria, però loro. No, quelli lì erano il gruppetto di Palermo. Gruppetto, scusate. No, era bellissimo anche quello sketch. No, la ricorda erano tre di Potenza che facevano le lezioni inglese. Ecco, era spettacolo puro, però era fatto talmente bene che non puoi dire, vabbè, allora, ma questa non è comicità. No, in effetti questo è appunto, cioè, il discorso sull'importanza del discorso mi sembra una cosa fondamentale, nel senso che noi un po' patiamo questa cosa qui, perché quando si parla di stand-up c'è subito l'equivalenza con la volgarità, con l'oscenità, e invece molto spesso, anche con Rapone ne parliamo spesso, in America la stand-up non è per forza politicamente scorretta, no? Però forse non può essere questa superficialità di cui parla Giancarlo in qualche modo ad aver aiutato a non considerare cultura la comicità? Butto lì una provocazione. Cioè, magari negli Stati Uniti o nel mondo anglosassone è considerato più cultura, perché nel mondo della stand-up comedy, così come c'è Seinfeld che parla di quanto sia buffo trovarsi a un buffet e fare aggomitate per accaparrarsi il miglior aperitivo, magari c'è Louis C.K. che fa un ragionamento un pochino più complesso sulle responsabilità, salvo poi la fine che ha fatto, vabbè, però insomma, e quindi magari quello ha una valenza culturale diversa rispetto a un numero di avanspettacolo, che pure ha la sua dignità totale, non sto dicendo di no, Chiara. Però devi partire anche dal principio che nel mondo anglosassone uno come Jonathan Swift, che è un satiro, viene considerata letteratura che si studia nelle scuole, mentre qua in Italia la scrittura umoristica non si studia, cioè non, Achille Campanile non lo studi, per quanto sia divertente e intelligente, cioè studi delle robe noiosissime. Io ho scoperto la letteratura umoristica perché al linguistico ho studiato inglese e mi hanno fatto leggere Tre uomini in barca, mi hanno fatto leggere Stern, che erano robe che tu leggevi le pagine e ridevi come un pazzo. E invece qua in Italia non è una questione neanche di cabaret, di stand-up, di satira, cioè è che a un certo punto, probabilmente anche a causa del cattolicesimo, si è deciso che ridere era una cosa sbagliata. Ma il nostro Vate Barbero ne parla sempre del fatto che nel Medioevo scrivevano delle robe comiche di una volgarità totale che a un certo punto sono state completamente censurate. E salutiamo, cioè, Umberto Eco, che sicuramente salutiamo. Ci sta guardando in questo momento. Stefano, al volo avevo promesso che mi piaceva anche il tuo parere sul tema. Sì, su stand-up e cabaret dici, ma secondo me sì, un po'... Prendi da questo che ha detto anche Chiara, nel senso che sono due evoluzioni parallele della stessa cosa, cioè nel mondo anglosassone si è sviluppato in un modo che magari era forse anche più personale, dove si poteva appunto spaziare tra il serio e il faceto, cioè sia la cosa più satirica sia la cosa più cazzona, mentre invece per qua, io poi la mia esperienza diciamo è nello Zelli, che è solo quello televisivo, quindi io quello che ho visto principalmente erano dei pezzi che erano il più mainstream possibile, quindi che non mettessero mai in dubbio le certezze di chi guardava, e un po' forse quello ha generato altri pensieri simili, per cui i nuovi comici che si approcciavano pensavano che fosse quello il modo di fare comicità. Cioè io spesso ho sentito comici che sono partiti dal cabaret e poi sono arrivati alla stand up che hanno detto, io quando ho visto la stand-up ho detto, ma quindi si può parlare anche di questo tema, cioè come se non prima non fosse possibile, non fosse passato per la mente di poter parlare di un tema che fosse un po' più spinoso, che poteva essere oppure un po' più controverso. Allora, c'è una cosa, Ste, che va, perché è un fatto e va detto, quando è nato Satiriasi, che è stato il primo laboratorio forse di stand-up in Italia, no? A Roma, fondato da Filippo Giardina e Stefano Augeri, che salutiamo perché magari ci sta guardando, noi c'eravamo, io e Francesca eravamo lì, i primi due anni siamo stati lì, almeno io i primi due anni, ed è innegabile che quel movimento è nato in ribellione a Zelig, cioè è nato in forte alternativa a Zelig, perché si diceva a Zelig si ride solo di conferma, cioè solo si dà al pubblico esattamente quello, solo quello che vuole, quindi è tutta una risata di conferma, il pubblico si aspetta una cosa, io gli do quella, la risata è esattamente al centro delle aspettative del pubblico. Noi a Satiria, si diceva Filippo,
cerchiamo di non fare esattamente questo. E quindi Filippo creò una serie di punti, di manifesti per dire non facciamo questa cosa perché questa cosa la fanno di là, non perché sia sbagliata, ma perché questa cosa la fanno di là. Quindi nasce come alternativa. Il problema è che poi, come tutte le regole, diventa una religione, e quindi è più la spari grossa e più è divertente. Infatti, ti posso dire che io, cioè, anche io venivo a Satiria, se vi ricorderete, e io proprio avevo questa esigenza di ridere di cose diverse, nel senso, quella comicità non mi diceva niente, perché comunque appunto era sempre diciamo di conferma, e io appunto cercavo una cosa che invece fosse diversa. Quindi anche a livello di pubblico c'era questa esigenza, perché forse perché c'era stato tanto tempo solamente quel tipo, cioè un unico tipo di comicità, senza altre alternative. Può essere... Adesso che c'è l'alternativa, secondo me si convivono, e ci sono anche appunto, come nel caso di, dicevate, di Ornano, dei punti in comune, ed anche dei comici che si mischiano, come so, dicevate appunto Calgaro, oppure ma anche penso, che so, Comunale, per dire, cioè sono comici che nascono in entrambi i contesti, sia cabaret sia stand up, e secondo me il futuro sarà una sorta di mescolanza di questi due generi, che convive con chi fa solo invece cabaret e chi fa solo stand up. Però secondo me si va verso una sintesi. Soluzione ecumenica. Francesco, sì. Al volo, poi torno un attimo da Giancarlo. No, volevo raccontare la mia esperienza. Arrivo a Satiriasi dal primo anno, al 2009, ma prima io ci ho avuto un'esperienza al laboratorio di Zelig qui a Roma, al Brancaccino. Alle selezioni c'erano 100 e rotti comici. Siamo stati presi in una ventina e Giancarlo selezionò tra gli altri anche me, e io ho iniziato questa esperienza. Io al tempo c'avevo neanche due monologhi, c'avevo 15 battute più o meno messe in un monologo, un gioco di parole, un doppio senso, ma diciamo mi divertiva, facevo pure un'altra ora al tempo, andava bene, e ho cominciato questo percorso. E lo dico semplicemente come esperienza personale, a me quello che mi ha un po' allontanato da tutto quel tipo di comicità e il tentativo di prendere questo, io non sapevo niente al tempo, io ero proprio al buio completo di tutto, e di prendere questi monologhi e invece di tirar fuori un punto di vista, era quello di rispondere a, passatemi il tempo, a un personaggio. Nello specifico, io, siccome facevo battute di satira politica, non erano che adesso non citiamo, perché potrebbero porre fine alla tua carriera in questo momento. C'avevo delle battute che non vi posso raccontare adesso, però quelle mie battute erano un po', perché lavoravo al Parlamento Europeo al tempo, c'ho proprio un altro mestiere, mi piaceva la politica, e dovevo però uscire in scena come un personaggio, ovvero il giovane che parla ai politici. A me fa molto ridere, perché comunque già c'avevo 30 anni, però era una cosa abbastanza strana, secondo me, fermo restando che quando fai 16 milioni in prima serata c'hai ragione. 13. Non so. Hai ragione tu, quando si dice la comicità è Zelig, la storia e tutto quanto, io tra l'altro non mi è mai interessata neanche la querella e tutto quanto, però c'è un problema, a mio avviso, cioè che è stato in quel marasma, si è partito un po' al contrario a un certo punto, cioè invece di pensare a far crescere dei comici e dargli lo spazio che gli serviva per trovare la loro voce, e non è solo colpa di Zelig ovviamente, ma quelli di cercare quei 3 minuti che funzionassero in quel meccanismo lì, dove la prima cosa che deve capire il pubblico è di che cosa parli, chi sei, e poi però tutte le battute appiattiscono un po' la personalità del comico. È successo questo secondo te, Giancarlo, a un certo punto? Questo è successo a me, questo è successo. Percorso? No, ma io sono convinto che sia successo, ma questo è successo per una sorta di deviazione di percorso, non so come dire. Cioè, dopo un po' di tempo, i laboratori, e qui Federico e Davide lo sanno quello che io ho sempre detto dei laboratori, cioè anche quando Federico doveva andare a Padova, non so dove dovevi andare, era Padova, vero? Padova, a gestire il laboratorio di Padova, la mia
presentazione dei laboratori era: ragazzi, non dobbiamo pensare alla televisione, dobbiamo pensare al fatto che queste persone che vengono a fare il laboratorio hanno un talento che deve essere affinato, e dobbiamo parlare di live. Cioè, loro sono su un palco, hanno davanti la gente, e quello che dobbiamo riuscire a fargli fare bene è questo. Poi, che cosa c'era però? C'era la televisione, c'era la trasmissione. Allora, chi faceva il laboratorio di Zelig, la prima speranza era quella di fare la televisione, perché ti cambiava la vita. Tanti personaggi che sono diventati, dico ricchi, ma benestanti, lo devono a Zelig, no? Perché questo gli ha consentito di fare altro, di far serate, diventare famosi, eccetera. Allora, la richiesta anche di chi lavorava sui giovani, sui comici, e quindi di autori che potevano portare qualcuno in trasmissione, e dei comici stessi che volevano fare la televisione, eccetera, anche l'esigenza nostra di avere personaggi per la televisione, per rinnovare il programma, ha portato, in qualche caso, io credo non in tutti, a fare questo tipo di scelte, ma io credo anche un po' in buona fede, cioè... No, assolutamente. Quando tu, per esempio, Francesco, avevi le battute di satira politica, io ti ho visto fare anche un provino a Zeri a Milano, non so se ti ricordi, sei venuto a fare anche una cosa di questo genere. Mi ricordo a Roma, a Milano non me lo ricordo, però può darsi di sì, però eravamo in tanti. Sì, eravate in tanti, esatto. Era un gruppo, sì. Ma... Io sono giovanile, ma ho una memoria di elefante. Io mi ricordo quello del Brancaccino, me lo ricordo perché ero sorpreso, perché non faccio un altro lavoro, dico guarda che mi tocca fare, rispondevo alle telefonate da Bruxelles e poi dovevo salire su palco a fare i giochi di parole, era un periodo della mia vita molto... Bellissimo questa cosa, vabbè, bellissimo. No, dicevo che l'esigenza quindi era quella di conciliare tutte queste richieste, no? Quelle che arrivavano dall'alto, diciamo così, e anche dal basso. Dal basso, vabbè. Allora, tu arrivi, hai 10 battute di satira politica, io come posso farti funzionare? Perché questa era l'ipotesi di lavoro, no? Come posso sistemare al meglio quello che fai per farti avere una chance di esserci? E questa probabilmente è stata... la carenza, diciamo così, di attenzione a quello che era la persona nel suo complesso, e che quindi tentava una strada professionale, diciamo così, senza pensare tanto al fatto che questa strada professionale poteva essere anche negativa per certi versi, per chi cercava di continuare a fare questo mestiere. Però è vero che il laboratorio per noi era ancora adesso lo è, perché se qualcuno di voi verrà... potrà vedere cosa facciamo noi, è che quando uno arriva lì tu gli dici guarda, questa cosa non funziona per questo motivo, perché in comicità devi fare questa cosa qui se vuoi che funzioni, ma questo però io te lo dico perché lo so, ma non sei obbligato a farlo. Non so come dire, il consiglio che ti do io è questo, perché sicuramente la battuta, se usi questa parola invece che quest'altra, perché le parole sono importanti, come qualcuno diceva, funziona di più la battuta, perché fa ridere di più. A me non me ne frega niente di sentire le parolacce, io ripeto, non mi interessa, cioè possono essere usate, basta che siano usate nella maniera giusta, perché se tu dici 3, 4, 5 volte la stessa cosa, come è successo a Zeri qualche volta, alla terza volta che dici la stessa cosa perché speri in quell'effetto lì non c'è più, e quindi è finito, hai già finito di usare la volgarità come strumento di comicità. Allora il problema è questo, secondo me il laboratorio, il lavoro che si fa in questo modo, e che ormai è standardizzato dal punto di vista della grande attenzione a ognuno di quelli che viene a fare il laboratorio, è questo l'unico modo vero. Perché io poi ho Amedeo Abbate, non so se lo conoscete, che è un giovane comico che fa le cose molto in minore, eccetera. Lui ha fatto un pezzo che faceva ridere perché era originale, eccetera, ma non era a posto. Noi in 3 volte gliel'abbiamo sistemato, è diventato un pezzo formidabile, perché abbiamo lavorato insieme a lui, naturalmente, non contro o a favore di qualcun altro. Quindi questo è il modo, secondo me, far crescere. Lui adesso ha un linguaggio che ha imparato probabilmente meglio a utilizzare, e che lo fa diventare Amedeo Abbate il comico. E per me questo è un orgoglio.
Certo, mi permetto di far intanto di dire che dirò una roba molto giovane, quindi perdonatemi. Cool and the Game. Ma vi lascio, allora vi lascio. No, 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 rimani lì, rimani lì. Cool and the Game ci ha fatto un ride, quindi ringraziamo e salutiamo tutti quelli che sono arrivati qui sul canale spinti da Cool and the Game. Stiamo parlando con Giancarlo Bozzo, che è il direttore artistico di Zelig. Cioè, se negli ultimi 20 anni avete guardato la TV e avete riso col marchio Zelig, dietro c'era lui. E poi ci sono Federico Basso, Davide Pagnate, Luca Cupani, Stefano Rapone, Chiara Galea e Francesco De Carlo. Benvenuti. Scusate, ciao giovani. È entrata tanta gente. Dovevo ripresentarci. Detto questo, diciamo così. Esatto. Detto questo, sono le 11:05, quindi il tempo vola quando ci si diverte, ma noi dovremmo chiudere alle 11 questo programma. Ah. Però non so se qualcuno ha proprio una domanda che gli scappa, possiamo non fare i consigli e fare l'ultima domanda. Stefano. Io ho una domanda fondamentale. Vai, quando mi pagate? No. A parte quello sì, poi ci sentiamo domani. No, a Zelig, no? Ci sono i panini con i nomi, sì, dei comici. Vabbè. Quando è che poi a un certo punto c'è un comico nuovo, che non è che sono i comici vecchi, sono anche i comici nuovi, quando aggiungete un nuovo comico, cioè quale togliete? Come fate a scegliere quello da cui togliere? Secondo me giuro non so rispondere. Non so. No, io forse sì, perché noi siamo stati aggiunti nel Fede in Chiaro, ci hanno aggiunto, ero molto felice perché far parte di un panino. Certo, era una grande conquista per noi. Cos'ha il boiler dentro? Non me lo ricordo. Nemmeno troppo buono, secondo me, perché aveva scelto. Non l'ho mai assaggiato, non ho mai ordinato io il boiler. Era complicato, un panino complicato, però era, per dire veramente. Cosa uno voleva anche essere, no? Diventare anche essere un panino. Cioè, per rifarci quello che dicevamo prima, in realtà la specialità di Zelig era proprio fare un programma di prima serata, e quello sapeva fare e lo faceva meglio di tutti. Certo. Per cui a quello era finalizzato tutto, cioè non c'era una discriminazione in base a fa più o meno ridere. È che a me, dovendoti mandare in un programma sul canale 5 in prima serata, il pubblico che lo guarda è chiaramente, era forse adattarsi un po' al pubblico piuttosto che adattare il pubblico, però sono delle regole ben precise in televisione, lo sappiamo. E mi permetto di aggiungere una cosa, un programma di 3 ore e mezza ucciderebbe la voglia di ridere di chiunque. Cioè, lo dico nel senso che la prima ora, ok, rido tantissimo. La seconda, ok, rido, poi sono stanco, cioè basta, chiudete. Ma lo so che non è colpa di Zelig, so come funzionano le prime serate e che cosa richiede. Ma tra l'altro posso chiedere una cosa rispetto alla questione temi sensibili, sesso, parolacce. Ovviamente in prima serata la vedo dura mettere delle cose del genere, ma immagino che in Zelig locale, mentre andava in onda il programma, si facessero serate in cui non c'era particolare limite rispetto ai temi. In realtà non c'è mai, ricordo un limite. Che c'erano. Non c'è mai un limite, cioè, c'è il limite del buon gusto, nient'altro. Cioè, non... Ripeto, poi abbiamo avuto delle serate difficili proprio per il motivo che dicevo prima. Non parlo di televisione, parlo di serate, parlo di live. Se tu ti comporti in maniera sbagliata da questo punto di vista, e il pubblico te lo fa pagare, non c'è niente da fare. Se non sei capace di usare quel tipo di linguaggio, il pubblico te la fa pagare, non ti applaude, tace. Quindi, ma non c'è un limite, lo diciamo sempre, cioè non, è semplicemente una questione di buon gusto, nient'altro. C'era Zeligard, certo. Sì, infatti sabato io mi notte. Ricordavo abbiamo fatto Zeligay tutti i venerdì notte, tutti, esatto, anche in travestì, sì. Figurati, non c'è, sì. Non c'è un limite in questo senso, anzi. Magari potessimo anche rifarlo, accidenti, figuriamoci. Ma poi perché Zelig, per esempio, abbiamo trovato il più grande personaggio divertente, geniale. Ragazzi, Alessandro Fullin, per chi non lo conosce, purtroppo ha perso qualcosa nella vita, cioè davvero. Bene, sono le ultime. Hai detto così? No, è vero, nel senso che lo sappiamo, lo conosciamo. Quindi, diciamo, c'è il Fullin, il panino, c'è. Il panino. Guarda, adesso è tutto in frigo, chiuso, non c'è un cazzo adesso. Ah, okay. Dicevo, sono le 11:10, dobbiamo chiudere, siamo già in ritardo, però al volissimo, ce lo chiedono in chat, quindi facciamolo che ce lo chiedono. La bella.
Consigli non richiesti, come funziona? Ognuno di noi a turno consiglia una cosa comica, ma anche non solo se vuole, anche del passato, non necessariamente del presente, qualcosa che magari chi sta a casa potrebbe non averlo, non aver visto ancora, e magari gli è sfuggito. Francesco De Carlo, comincio da te, così do il tempo ai nostri ospiti per pensarci. Zelig Club su Comedy Central, perché se no andrà da quando cemena, se non... Esatto. Quindi, su Comedy Central Zelig Club. Adesso estrapolo questo e lo uso come suoneria io. Aspetta, ridillo. Questo. Chiara. Io ho visto la seconda stagione, seconda edizione di questa serie di speciali organizzati da Tiffany Haddish, che è una stand-up comedian americana, che si chiama They Ready, in cui lei presenta dei comici che piacciono a lei, che non hanno mai fatto special o che sono un po', insomma, agli inizi, o sono personaggi storici della comicità che però non hanno mai avuto il loro special o il loro momento, insomma, sotto il sole. E è divertente, è su Netflix, è uscito da poco. Più che altro, dopo anni di speciali Netflix pubblicati tipo uno via l'altro, pam, sta pandemia aveva fermato tutto, adesso vederne uno nuovo è già tipo wow, cosa incredibile. Quindi è stato più l'esaltazione forse di vedere uno special che di vedere quegli special. Come si chiama? Ma ecco, sono comunque divertenti. Si chiama They Ready, cioè sono pronti, They Ready, di Tiffany Haddish, che presenta appunto questa serie di comici. Sono tipo ogni edizione ha sei comici che fanno un quarto, 20 minuti, non mi ricordo più, però è molto divertente. Ed è molto bello il fatto che sia una comica a presentare dei suoi comici preferiti, molto bello. Perfetto, e Stefano? Tutto falso naturalmente, tutto falso. Tutto falsissimo. Niente di preferito. Li odia, stronzi, sono i peggiori. No. Mentre io cerco le locandine per venirvi, sì, insomma, in soccorso, Stefano. Io mi sto rivedendo Curb Your Enthusiasm, e devo dire è molto bello, continua a essere bello, e vedete, se non l'avete visto, vedetevelo, e se l'avete visto, rivedetevelo, perché comunque è sempre attuale, cioè non è invecchiato, quindi è molto bello. C'è bisogno che metto l'immagine di Curb Your Enthusiasm? No, insomma, se non lo conoscete, insomma, scrivete Curb Your Enthusiasm e lo trovate. Questa invece è la copertina di They Ready, lo trovate su Netflix. Uscito agosto. E questa è la prima edizione. Questa è la prima edizione. Ah, ecco perché, ok. Quindi... adesso è uscita la seconda. Perfetto. E poi Luca. Io, una comica che penso poi Francesco conosca, americana, Carmen Lynch. Lynch, LYNCH. Ci sono dei brevi pezzi che ha fatto per Conan e altri show americani, a me piace molto, fa molto ridere. Un monologo italiano, Elena Ascione, che credo conosciate, di Torino. L'ultimo monologo che ho visto sul canale, io l'ho visto sulla YouTube di Comedy Central, perché non vivendo all'estero, vabbè, non riesco a vederlo, è molto divertente sul corteggiamento, per me è un monologo bellissimo, e ci sono dei commenti, è divertente, di maschi offesi perché una donna parlava di cose che... Quindi molto divertente, ha quasi ancora fa ridere moltissimo, poi i commenti fanno apprezzare ancora di più, secondo me. Io sto, quindi, sto un passo indietro rispetto a voi, ma alla fine mi sono convinto a mettere anche la locandina di Curb Your Enthusiasm, e dovrei trovare, forse trovo anche, non lo so, la locandina, l'immagine della comica che hai citato prima, non è Carmen Lynch e Elena Ascione. Elena Ascione, sì. Ok, Elena Ascione è facile da googlare, Carmen Lynch volevo far vedere almeno l'immagine, ma è complicato. Federico Basso. Allora, adesso che The Roast of Italy è finito e Rapone, Legge Brosio volge al termine, quindi avete tanto tempo libero, ho fatto i compiti. Allora, per le serie TV io consiglio Derry Girls su Netflix. L'ho vista a pezzi, ma Sonia, pensate, l'ha visto tutto, si è divertita tantissimo, quindi la guarderò anch'io. Per i film consiglio Dean con Dimitri Martin, se vi piace Dimitri Martin, la comicità un po' surreale di Dimitri Martin. E per rimanere in tema burocrazia italiana, soprattutto per Luca a questo punto, un libro che avevo letto un po' di tempo fa, Volevo solo vendere pizza.
di, ho trovato l'autore, Luigi Furini, quindi è lui semplicemente che voleva aprire un negozietto di pizza al trancio e tutte le trafile a cui è andato incontro per poter vendere solo della pizza. Io non ti sto dietro. Allora, questa è la comica che diceva Luca, questa è Derry Girls. Adesso trovo gli altri, volevo solo vendere la pizza, credo si chiami il libro. Possibile? Volevo solo, sì, forse, vendere, sì, volevo solo vendere pizza. Pizza. Ma quello di Dimitri Martin, cioè, c'è lui che fa... C'è lui che fa l'attore o solo... L'attore, no, è proprio una regia anche sua, e c'è anche, lo confondo sempre, Calvin Klein, che non è quello, lo stilista, ma è quello di l'attore, sì, nel senso proprio film con... Eccolo qua, volevo solo vendere la pizza. Sì, è proprio un film di Marco Travaglio. Pensavo fosse l'autore. No. Sarebbe stato stupendo comunque. Davide, non so se anche tu hai qualcosa. Io non... Sì, no, va bene, dai. Non sto guardando tante cose comiche ultimamente, non so perché, ma sto guardando cose un po'. Però c'è una commedia dolce amara su Netflix, Questione di tempo. Non so se l'avete vista. No. È una... Una commedia che fa ridere, ma fa anche commuovere. Probabilmente è un momento molto, molto toccante per me questo della pandemia, e sono molto sensibile, però è molto divertente. Guardate, è una storia un po' strana, non so quale sia il titolo originale. Commedia inglese, penso 2018-2019. Ok, allora io ho trovato intanto la copertina di Questione di tempo. Sono già sorpreso che il computer non mi stia mandando a fanculo per questa cosa qui, ma va bene, comunque la stiamo facendo, e forse c'ho anche l'immagine della Ascione, eccola qui, dovrebbe essere lei. Sì. Vero? Sì. Eccola qua, l'ho beccata, sì. Perfetto, quindi potete recuperarla. A questo punto, Giancarlo, tocca a te, in realtà di nomi ce ne hai fatti già tanti durante la puntata da recuperare, però se vuoi... Sì, vedrai che la dimostro tutta la mia età. Innanzitutto volevo lamentare una cosa, che l'unica locandina che non ho visto è quella di Zeri Club, ma facciamo finta di niente, dai. Fa niente, lasciamo perdere. Io consiglio un film vecchio con Tom Hanks che si chiama L'ultima battuta, perché secondo me è un film che è un po' kamikaze, che è un po' comedians, ed è un film su un locale dove ci sono dei comici. Insomma, è molto molto vicina alla nostra realtà. Guardatevelo, perché è molto... La prima scena è una scena iniziale meravigliosa dal punto di vista comico. Allora, arrivo con le locandine, e quindi Zelig tu non dovevi farlo. Eccolo qua, l'ho trovato. Mi ha fatto saltare la battuta, no? Non va sia bene. Mai, e anche dovremmo avere anche l'ultima battuta, eccola qua. L'ultima battuta, eccolo qua. Mamma mia, sì. Sally Field, Madonna. È molto bello il film. Meraviglia. Posso dire altre due cosine? Puoi dire quello che vuoi. Allora, una è una serie ovviamente che conoscete tutti, ma io voglio che la vedano tutti, si chiama Afterlife, con Ricky Gervais, che è una cosa fantastica, veramente fantastica, fatta benissimo, con attori bravissimi, cioè amara, commovente, come dice anche Davide Pagnate, che è molto facile la lacrima, ha questa caratteristica così umana. Credo stia per uscire la nuova stagione a breve, dovrebbe uscire tra qualche mese, la terza. Io ne ho viste due, non so, esce la terza. La nuova stagione di Davide Pagnate. Speriamo, come la pianta, vedi? Deve crescere. Sta fiorendo. E l'ultima cosa che voglio consigliare, scusate, qui è interesse personale, nel senso che un mio amico, lui ha fatto questo libro che si chiama La carezza della mantide, l'ha scritto Carlo Turati. È un libro sulla sua vita, sulla sua famiglia, diciamo così, sulle figlie, sulla sua malattia. Un libro formidabile, formidabile. E adesso vi si ride, e non solo, naturalmente, ma anche si piange anche lì. E adesso diciamo che è profondo, ecco, è profondo, ma fa anche molto ridere. Eccolo qua, strano che veramente il computer non mi abbia ucciso, l'immagine è un po' sgranata, però lo trovate, Carlo Turati, La carezza della mantide. Io chiudo con i miei suggerimenti, e visto che abbiamo parlato un po' di comedy club e un po' di televisione, io vi consiglio un libro che ho letto tanto tempo fa, ma mi è piaciuto tantissimo, se lo trovo, eccolo qua, sempre con l'immagine super sgranata. L'autore, non so se lo tiro fuori se vuoi,
L'autore è quello che penso, esatto. Carlo D'Amicis e si chiama La battuta perfetta ed è un romanzo che racconta di due generazioni, un padre e un figlio, il padre funzionario della censura Rai e il figlio autore prima dell'Araba Fenice dentro lo scrondo e poi del drive-in sotto in pieno berlusconismo, insomma era di Berlusconi, quindi libro veramente veramente molto molto carino. E infine l'ultimo suggerimento che diamo, ma questo lo facciamo perché ovviamente è un amico e non possiamo farlo, probabilmente se ci seguite già lo sapete, e non riesco neanche a prendere troppo bene l'immagine, è uscito il libro di Valerio Lundini, o meglio esce il 2 marzo, dal titolo Era meglio il libro, però è in preordine sia su Amazon che sul sito della Mondadori, eccola qua la copertina, quindi gliel'abbiamo promesso e lo facciamo, questo è il testone di Valerio e questa è la copertina, sì, del libro, lo so pronto. Se volete lo potete recuperare, è un libro di racconti, poi magari ce lo verrà a raccontare lui. Bene, il tempo a nostra disposizione è scaduto anche con questi consigli non richiesti, quindi io ringrazio davvero di cuore per essere stato qui, perché è stata una chiacchierata super piacevole, Giancarlo Bozzo, grazie Giancarlo. Grazie, quando volete, io sono molto contento. Grazie mille. Grazie. Grazie a te davvero e grazie mille anche a Davide Paniate. Ciao ragazzi, grazie a voi, è stato Ciao. Veramente un piacere. E grazie a Federico Basso, ormai di casa qui, quindi Fede, quando volete, tutti e tre, vi aspettiamo. Mandateci un SMS e una finestrella per voi ci sarà sempre, ci mancherebbe altro. Luca Cubani, ciao e salutaci la regina. Grazie, e ciao, se Luca, trovi ci vediamo alla tua festa di compleanno, Luca. Esatto. Esatto. Senza musica. Sala privata. Una stanzetta. Se trovi Luca un piano per sconfiggere il sistema, facci sapere in chat. Noi ci saremo... Io non lo vedo un grande rivoluzionario. No, posso dire. No. Saremo pronti con te. A combattere con te. Grazie a Stefano Rapone. Grazie a voi. Io ho già mandato l'Iban, quindi poi... Bravo Stefano. Quello tutti, ma poi... Guarda, non scherziamo su queste robe che a me mi stanno facendo molto incazzare, lo sanno sia Federico che Davide. Vabbè, comunque poi ne parleremo. Grazie, va bene. Grazie mille a Chiara Galeazzi. Molto grazie piacere. Molto piacere con... E grazie anche per me. E grazie anche a Francesco De Carlo, con il quale ci rivediamo.